che non pagano le tasse, io mi chiedo, e comunque lui diceva, ok, ma se tanti altri non pagano le tasse, perché io le dovrei pagare le tasse? E vado. Io ho detto, ok, ma fin quando tu non ti metti in regola, comunque sei un evasore fiscale. Ha detto, no, io non sono un evasore fiscale, ma io non riesco a mangiare. Non riesco ad arrivarci a fine mese. Ma che me ne frega a me se tu sei quello che è. Comunque, se tu prendi 4, 5, 600 euro al mese e non le dichiari, comunque sei un evasore fiscale. Cioè, non te la puoi prendere a male se poi tu mi vieni a dire che sei un evasore fiscale. Insomma. Vabbè, comunque andiamo avanti. Grazie mille, VR Darkside. Ciao, bello. Grazie mille, bellissimo VR Darkside, 29 mesi resub. Grazie mille, bellissimo. Mua! Un bacio enorme, grazie mille. Grazie mille, Zaccaria, 14 mesi resub. Grazie mille, pure te, grazie mille, bello mio. E Luke Babbaro, grazie mille, 100 bits. Puoi leggere sopra? Dove? Qui scrivo 7 mesi fa. Conosco una ragazza, vabbè. Ma per me è fino mondo. È il fine mondo. Assurda. Nonostante abbia due bambine con il suo ex, dici va bene. Siamo nel 2022, che vuoi che sia? Beh, che abbia due bambine con il suo ex non dice nulla. Cioè, alla fine devi vedere tu come te ci trovi questa persona. Se è il finimondo, devi un attimo cercare di metterti lì a tavolino e cercare di capire. Ti metti lì a tavolino e dici. Vabbè, ma un discorso talmente tanto. Cioè, dopo veramente. Allora, tu devi metterli a tavolino e capì, questa donna mi rende felice? È veramente la donna della mia vita? Però non te devi far cercare un attimo da come scopa o se è dalla bellezza. Cioè, devi un attimo capire. Devi metterti lì a tavolino e cercare di capire se questa è la donna della tua vita o meno. Capito? Devi cercare di capire. Se ci vuoi fare qualcosa di. Se ci vuoi fare qualcosa di serio. Se vuoi invece fate una bella chiavata, fateci una bella chiavata e vaffanculo. Però, nel senso, se tu vuoi un attimo cercare di metterti lì, devi un attimo cercare un attimo perché un attimo, magari sei un attimo abbagliato cioè sei un attimo accecato dal fatto che sia, che ne so, una bella ragazza che scopa bene e tutto, ma magari non riesce a essere, diciamo, obiettivo se è o meno la donna della tua vita, ecco. Devi un attimo cercare di capire bene sta roba, ecco. Ma a parte che le persone si rivelano per quello che sono dopo tanti mesi, quindi devi un attimo cercare. Vedi tu, vedi, intanto vivitela. Però io, se posso essere sincero con te, cerca di andarci piano, ok? Sempre, sempre. Vacci piano. Non dare sempre il 100%, non fidarti al 100%. Cerca un attimo, vacci piano, vedi come vanno le cose, vedi, analizza poi piano piano, poi vedi. Però non buttarti subito a capofitto al 100%, perché dopo ci rimani male quando se prendi una brutta delusione. Ecco, pensa sempre a te stesso, non essere. Ecco, se ti posso dare un consiglio. Mi hai chiesto un consiglio, te l'ho dato. Andiamo avanti. Allora. Andiamo, ci siamo. Quinto Cabocchia in azione. Allora, qua vediamo un po' chi c'è. Ci sta Margot? Il telefono del tuo destinatario non è collegato. Porca troia, ma questo non ci sta mai, Cristo Dio! Il telefono del tuo Ma destinatario. porco di quel Dio! Il telefono del tuo destinatario. Mango! Porca Madonna! Il telefono del tuo. Neanche lui! No, ma senza ombra di dubbio, tranquillo, per mio, tranquillo, tranquillo. No, non era per. Tranquillo, tranquillo. Non era per attaccarti, era solo una domanda mia, cioè nel senso. Tranquillo. Lo so. Allora, ma te ti ho messo solo sub per evitare i problemi. Io devo andare ad allenarmi. No, metti.
Mettiamo da Libra. Non è un problema, tanto mostro a giocare RP, non è. Madonna, dai. La figa mi piace, ma questa mi pare un po' troppo, me risparma sulla faccia. Il telefono del. Mi sa che oggi forse Il non prendeva telefono del bene. tuo. Il telefono. Questa gesta. Allora, o stanno a fa apposta, o hanno fatto apposta per. Non so, forse per ride, non lo so. Non lo so. Ma non ci sta nessuno stasera, cazzo. Che cazzo veramente? È sabato. Ho capito che è sabato, capito? Ma sabato pure per me è sabato, eh. Non è che. Cioè, sabato se stream, se lavora, porca puttana, pure il sabato, tutti i giorni, H24. Che cazzo? Se no, stacco, mi vado a pigliare un bel kebab pure io, stacco la live, vado a prendere un bel kebab, ragazzi. ma se dovremmo fare le cose fatte bene. Loro non guadagnano. Ma come no? Quizzi sì. Gennaro sì che guadagnano. Madonna. Almeno Gennaro. Lei virla? Ma dove vado? Lei virla nel mio paese. Rischio le botte. Allora, grazie mille Maurizio. 25 mesi di resub. Grazie mille, bellissimo. Grazie. Sì, Luca va baro, così vedo l'ex mia, porca puttana. Cioè, quella che. No, l'ex. La scopa amica mia. Fermati! Porco. Sì, se vedo quella lì che. Veramente, cioè, quella è proprio. Madre di Dio. Ieri Quizzi si è fatto 40 sub. Porco Dio, da roba. Tu pensa alla porca Madonna, ha fatto più sub di me. Pensa un porco di Dio. Però vabbè, alla fine mi gestisce la gang. Vabbè, ci sta. Non mi interessa. Beh, bello. Chi è? Vedo un passaggio. Chi Vedo sei? un passaggio. Ma chi sei? Oh, scusa. Chi sei? Dovrò. No, buon passaggio. Sto Ma chi dicendo. sei? Una persona. Ma grazie al cazzo, non penso che sto a parlare con un animale. Chi sei? No, Zair. Una persona. Zame, io non salgo con gli sconosciuti, perché devo salire con gli sconosciuti? Ah, boh, gli ho offerto un passaggio, niente di che. L'ho visto qua a terra. Ma c'è un locale aperto? Lo Starbucks dovrebbe esserci, Ma tu lo sai anche chi sono il io? nuovo. No, non so chi è. E allora te conviene andate via, perché sennò qua rischi le botte. E rischi pure che te Perché? meno. Vabbè. Allora, ciao, essere un po' strano. Ciao, ciao. Ciao. Essere un po' strano. No, non lui a me. Lui, cioè, nel senso. Ma chi è? Cioè, nel senso, io sono il Don Capocchia, oh. Ma che scherzi? Buonasera. Come Buonasera! è tutto a posto, Don? Non Sì, ma dov'è Gennaro e gli altri? Dove c'è sta stanno? nessuno. Zero. Ma
Perché? Boh. Il telefono del... dicevamo io. Allora, grazie mille Ninja Gasha, 5 mesi di resub, grazie mille. Un bacio enorme, grazie mille, bellissimo, grazie. Grazie mille anche a Maurizio, 25 mesi di resub, grazie mille. Ma non so triste, no, non so triste ragazzi, non so triste, no. No, non so triste, non c'è niente che non va, già, va tutto bene. No, triste, no. Cioè, il fatto è che quando sto concentrato sembra che sto triste, ma in realtà non sono triste, ragazzi. Sto normale, certo, non posso stare sempre a posto. Il telefono del... Però ecco, diciamo, sto un po' concentrato e cercare di capire che cazzo posso fare stasera qua. Perché se posso essere sincero, ragazzi, cioè, allora a sto punto... me ne vado a girare. Vieni un po', vieni, andiamo. Ah, madonna. Allora, metti un po' il punto verso un locale, non lo so. È tutto chiuso, guardiamo lo Starbucks. Vai, andiamo allo Starbucks, andiamo. Vai. Pronto? Allora, andiamo a vedere se ci sta qualcuno. Avete fatturato sti giorni? Io sto qua. Quanto hai fatto sti giorni? C'ho 1.100.000. La madonna, 1.100.000. Ma ci sta pure che c'ho 1.500.000, donna. Qua mi sembra chiuso il locale questo. Allora fammi vedere un attimo se ci sta. Allora, cioè il Benny's aperto ma non me ne frega un cazzo. L'Empire, andiamo a chiedere all'Empire. Dove sta l'Empire? L'Empire Civico 61, metti il bot 61 Civico. Ok. Vai. Messo? Sì.
Uè, dottor! Ciao! Ciao, come stai? Bene, tu? Non sei lavora stasera? Sto facendo una pausa perché... grazie a Dio, fino adesso... Fino adesso che ho fatto? Hai lavorato? Sì, ma poche chiamate, poca roba. Stasera non si fattura, dottor. Tra un po' però si scateneranno perché... me lo sento, è arrivata a mezzanotte. Mm. Voi tutto bene? Ma che macchina bellissima avete! Ti piace? Manca uno sportello. Eh sì. Eh no, gli sportelli perché è aerodinamica. Sono volati. Scusa, perché... è l'aerodinamica, Cos'è successo agli sportelli? È una macchina creata apposta perché è l'aerodinamica, A parte perché poi vabbè, quando faccio le rapine, faccio le rapine, faccio prima scende, vedi, scendo e rientro, vedi come si fa così. Sì, faccio più veloce, sì. Scendo, prendo la pistola, punto addosso uno la pistola, mori, porca troia, poi rientro. Le rapine? Io faccio le rapine, rubo, scippo, le donne pure, tutto faccio io. No, le donne cosa fai con le donne? Con le donne che faccio? Le pio, le metto a pecora, tutte quante, porco demonio. Ecco, apposta. Tutto, pure gli uomini, pure gli uomini adesso, da poco, ultimamente. Pure, no, ultimamente ho preso pure il gusto degli uomini, pure gli uomini, tanto uguale. Quindi sei bisex? No, non so bisex, che quando non c'è sta la donna, più il culo dell'uomo, non è un problema. Ah, ok. È uguale, prendo tutto ogni io. Ogni buco è trincea, diciamo questo. Diciamo che però serve pure un bel po' di fantasia per immaginarmi una ragazza lì. Lì ci vuole tanta fantasia. Tanta voglia. Troppa. A drizzarti con un maschietto davanti. Vabbè, ma sono dettagli. Guardo video. No. Davanti la mia testa c'ho i video di una donna e via, capito? Ok. In tempi di guerra però, non sempre. A che vuole la polizia? Stanno cercando voi. Abbiamo finito di parlare? Allora, poi altra roba praticamente. Come? Abbiamo finito di qua di intracciare il traffico? Intracciare il traffico? La strada lei. Ma guarda, tu stai intracciando il traffico, non io. Sì, sei tu che stai in mezzo alla strada. Ecco sto veicolo, gentilmente, grazie. Io sono parcheggiato. Parcheggiato. Tu non stai parcheggiato, stai in mezzo alla strada, stai intracciando il traffico. Quindi adesso procediamo. Ma come non sto parcheggiato? Allora, dimmi dove sta accesa la macchina. Dov'è che è accesa la macchina? Non puoi sostare così in mezzo alla strada. Perché? Non posso parcheggiare in doppia fila? No, non si può. Quindi perché se vai a Bari, c'è sta la tripla fila, quattro fila. Noi qua adesso siamo allo Santos, quindi... Che devo fare? Dove stiamo noi? Allo Santos. Che cazzo è lo Santos? Non mi faccio perdere la pazienza. Io sto su Impero, non sto sullo Santos. Che stai a dire? Fai quello che ti pare, però costa questo veicolo, gentilmente. Ma sto accostato all'ambulanza, qual è il problema? Più avanti qua intralcia il traffico. La devo fare... vabbè, te l'appoggio, dov'è che la devo mettere? Te la metto qua? La fa dopo. No, non so. Dimmi, che ha fatto? Che è successo? Venga sul retro della volante, gentilmente. Dove devo venire? Sulla ruota? Sul retro della volante. Sul retro della volante, va bene. Certo, subito. Facciamo subito prima possibile. Sulla retro, sì. Documenti e patente, gentilmente. Allora, documenti. Allora, documenti vuoi? Prego. Quinto capocchio? Certo. Nato il? Nato il 10/28/92. Adesso aspettiamo il collega che faccia. No, il collega. Certo. Faccio il controllo. Sì. Le chiedevo. Allora. Il collega qual è? Quello? Il collega? Ciao collega, come stai? È una maronna in guanti, oh. Ma qua dietro chi c'è invece? Una bella signorina qua, vedo qua dietro. Oi, bella, come sta? Guarda un po' che bella signorina, che bella robetta lì. Vabbè. Dai, faccia sto controllo. Quanto ci vuole per fare il controllo? Il tempo che ci vuole. Ok. Hai detto, mi scusi?
Ho detto quanto tempo ci vuole per fare il controllo. Perché altrimenti io, cioè, sto qui, aspetto, non è un problema. Ma te l'hai visto quello dell'altro giorno? Lei ha una cavigliera con sé? No, perché? Perché lei ha un rinvio a processo e un aggravante, vedo, sulla sua fine penale. Allora, un rinvio a processo? Sì, lei ha un rinvio a processo per molestie e un aggravante. Ah, caso. Pure, ancora? Ma l'altro giorno non ho... Ma ho fatto la causa l'altro giorno, ho fatto, scusi. L'ha fatto lei? Ho fatto la causa l'altro giorno, l'ho vinta pure. Che causa ha fatto? La causa per la molestia. Adesso ripiamo. Le famose mani. Le mani de fada, esatto, vedi, la conosce pure lui, la sa. Perché uno gli ha detto che c'aveva le mani de fada se voleva fare sesso 3. Eh? Adesso io non lo so, quindi abbia pazienza, procediamo a questo controllo. Vabbè, controlla allora, controlla. Senti, ma nel controllo. C'è il procuratore? Senti, io mi sono rotto il cazzo. Facciamo come Baglioni? Che dici, collega? Mi può controllare gentilmente il signor Quinto Capocchia, che dovrebbe avere un rinvio a processo e un aggravante, ma dice che ha vinto la causa in tribunale. Un rinvio a processo. Mi può controllare sul foglio processo. Facciamo come Baglioni, facciamo come Baglioni. Sì, 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 sì. Adesso ha fatto il processo il 31. Pronto? 3 2 Ecco, guardalo, pronto con la pistola, pronto, baraccatraia con la pistola pure io. Ma posso tirare fuori la pistola pure io? Posso tirarla fuori? La posso tirare fuori la pistola? Eh? Non ho capito. Tiro la fuori la pistola, tiro fuori la pistola in 3. Non tiri fuori niente. 2 1 Ti piace? No. Non mi piace e non è divertente. Questi ci hanno detto dentro il culo. Grazie Ninja Kasha, 5 mesi, ciao bellissimo. Un bacio enorme, grazie mille. Grazie. E agito, una madonna sei agito, mi sa che c'ha problemi questo. Ehi. Perfetto, 10-4. Arrivederci. Ma può andare, arrivederci. E sta Franco. Posso andare? Grazie, arrivederci. Sì, può andare, arrivederci. Chi è questo? Oh, chi è? Chi è? Franco. Oh madonna. Questo ciao. Lo conosco. Questo te conosco e te. Ciao, io sono pelato? Franco. Mi tu vogliono rapire. Mi difendete? Ah, certo che ti difendo. Chi è che ti vuole rapire? Ma scusa, ma che cazzo è naso? Ma sei sicuro di non avere qualche problema? Guarda, dimmi un po', dimmi un po', dimmi un po'. La polizia. Guarda, sei fortunato perché non ce l'ho più la tech, non c'ho. Perché altrimenti vi sparavo a tutti quanti dentro la macchina. Come tutti. Oh, ma che vuoi tu? Ma che vuoi tu? Ma che vuoi, oh. Oh, tu Lunasu, Lunasu, ma guardati allo specchio, guardati allo specchio che c'è brutto come la fame. Perché? Parla quello che ha il naso che sembra un'aquila. Ecco, vedi? Ma è stato dietro la polizia. Un body shaming, ficcatelo dentro il culo. Salve, signora. Signora, signora! Ho sbagliato, mio, ho sbagliato proprio. Oh, what the fuck? Andiamo? Guarda questo che dice che andiamo. Non ho capito questo. Salve, signorina, vuole uscire con me? Scusi? Vuole uscire con me? Stai attento a minacciare le persone, No, perché? Io no. Perché? Non ti piaccio? No. Ah, non ti piaccio? Mica tanto. No, non ti arrabbo? Mica tanto. Ah, mica tanto, cioè, non ti arrabbo tanto, però almeno un po' ti arrabbo. Ma tu non sei dottoressa, ieri ha curato tipo 5 scimmie? Sì, sono io. A lei. Ma fammi capire, ma voi tutte le dottoresse siete così antipatiche? Ma io non sono antipatica. Allora dimostrami che sei simpatica, perché finora veramente, cioè, nel senso. Allora, posso fare una battuta di poco buon umore? Vai, vediamo. Sei sicuro? Sì, vai, fammi ridere. Okay, allora, hanno scoperto l'acqua su Marte. Beh. Marte 1, Africa 0. Che tristezza, però. È finita? Sta ridendo. No, non ho capito se è finita o meno. Non ho capito. Sì, è finita. È finita.
Dai, che sotto un baffetti sta proprio a ridere. Ma almeno, oh, tu hai altro che questa non ha curato le scimmie, questa è proprio una scimmia, è diverso. Vuoi venire con noi, signorina? Ci andiamo a fare un bel giro, un bel giretto. Mi tolgo dal servizio. Dai, togliti dal servizio, dai, ti porto a fare un giro. Scusi, ma... Sì? Ti scuso. Ehi, dimmi, dimmi. Dov'è? Lei ha un bastone. Io ho un borsone? Un bastone. Un bastone? Ah, vuoi vedere il bastone mio? Che figata. Porca troia, ti piace il bastone? Signorina, qua. Ma che c'è? Ti piace? Le ghiste di pelle. Capisco, capisco. Io mi ho fatto la macchina. Sì, provaci, porca puttana. Porca troia, porca di quella puttana. Provaci, porca Eva. Fermati, esci dalla macchina. Esci subito dal veicolo. Esci subito dal veicolo, se no te denuncio. Che sei, un poliziotto? Io? Io sono un poliziotto, sì. Faccio parte dei carabinieri. No, scendi subito dalla macchina. Scendi dalla macchina. Scusare, giuro, giuro. No, non me ne vado, giuro. Voglio farla scusare. Cazzo, che ciabattine. Cazzo, che ciabattine. Bellissime. Ti piacciono le ciabatte? Molto belle. Guardami. Di dove sei, signorina? Da dove viene? Mamma mia, che bei piedi. Però, guarda, c'è un problema. Non sono un feticista dei piedi. Cazzo. A lei piacciono quando, insomma, le fanno i complimenti sui piedi? No, non molto. Neanche a me, infatti, non... Cazzo. Però a me piace la figa, quindi possiamo andare d'accordo. E a me no. Non ti piace la figa? No. E meno male. Che ti piace? Ma che mi piace? Fate due domande. Accompagnare 170. Il gelato ti piace? Va bene, aspetta che... Ma questo è il signor... Aia, perché mi picchia? Che cazzo mi ha Franco? Andiamo a farci in giro, vai. Ma volevo accompagnare Franco. No. Ma questo c'è un palo dentro un culo, porca troia, veramente, cioè, nel senso... Gli ho chiesto se voleva andare a fare in giro con me, ma neanche, zero. Anzi, mi voleva pure rubare la macchina, mi voleva pure rubare. Ah, tanto c'ho 9 mm qua, donna. Ma io sbaglio il metodo d'approccio, secondo me. No, no, è perfetto, così. Dici? Eh sì. Perché sento piano le cuffie? Prova, però. Orco! Aia. Cazzo! Aia, che dolori! Che dolore, che dolore. Ai. A posto? Comunque sono una mo e... Ah, siamo a casa, ok. Dimmi. No, dico, se tocca andare al GPS, alla fine è un meccanico là. Ma vediamo, magari c'è gente, c'è sta festa, non lo so. Ma tu pensa se non mi avevano rinviato a processo ancora di nuovo, cioè a fare tutto il processo, le cose. Aia, porco. Aia. Sono due qua. Causare molti problemi. Comunque, secondo me... Dove la parcheggio? Qua. Proviamo, dai, proviamo. Immagino c'è sta Drago, non c'è sta il nonno. Il telefono del... Il telefono del... Pronto? Eccolo, finalmente, Dio santo, Dio, mi sei risposto, yeah. Cazzo. E come, chi è? Lu, come cazzo, stai, che... donna? È un cazzo che te sei in cula. E come sto? Sto male. Come stai? Sto male. Perché? Donna? Sto male, non ci sta un cazzo da fa qua dentro. Lo vuoi raccontare a me? Io ci sto tutti i giorni. Ti posso solo dare che approvazione.
Cioè, stavo pensando, o andavo a fare le rapine, o... Mi serve qualcosa, perché... signore? Gente, sì, se mi puoi riparare il veicolo, grazie. Dove sei, Don, che ti devo presentare una persona? Al 61, però qua, veramente, cioè... Al sento... 61? Sì, o fai i lavori illegali qua, oppure niente, la figa non ci sta. Non te se caga nessuno. Marta, no, come si chiama? Che cazzo è? Margot non ci sta. Ah, Margot mi sa che oggi è al giorno di... Sta dormendo. Sì, è qui che dorme dentro il cestino. Porca troia. Niente, allora, che si fa oggi? Oggi? Dobbiamo ammazzare il nonno. Scusami, non è stato fatto neanche i castelli ancora, i cancelli ancora. Mi sa che devi chiedere tu a Franchino, donna. Capito? Ma ce li fanno o non ce li fanno? Io penso di sì. Io ho portato a termine la missione. Adesso devi vedere tu con Franchino cosa ti dice, secondo me. Capito? Le ragazze qua dentro sta città sembra che c'hanno tutte l'uparu dentro il culo, veramente. No, queste c'hanno tutta la fica di legno, c'hanno. No, c'hanno la fica d'oro, c'hanno, porca puttana, te lo dico io. Ma nessuna, non riesco a trovare nemmeno una che mi se gaga, nemmeno una che vuole uscire con me. Ma allora sbaglio io il metodo d'approccio, perché ti ricordi Dana che cazzo faceva? Più o meno. Andava in giro, Aidan chiedeva a destra e a sinistra solamente... Mm-hmm. Ciao signorina, vuole uscire con me? E subito tutti gli dicevano, sì, usciamo. Ma io, qual è il problema mio? Ma sono brutto? Porca troia, sta talmente brutto che neanche lui mi si caga. Allora, andiamo. Onesto, forse sì, la più bella. Ti serve una riparazione, signore? Sì, grazie, sì. Vorrei riparare il veicolo, questo, grazie. Ok, a chi faccio la fattura? A me. Però prima ripara. Pago io. Che fai? Prima ripara. Però. Decidetevi. Pago io, però prima riparala. Ah, sua, pago io sti cazzi. Don. No, pago io, tranquillo, ce l'ho i soldi, tranquillo, ce l'ho, pago io. Però prima voglio vederla tutta precisa, riparata. Facciamo precisa. Gli affari in ricerca. Ma chi è? Eccolo. Gennaro. Arrivo, aspetta. C'è una persona che ti volevo presentare. No, senti, vai al 160, mo arrivo. Franco. 160. 170, scusa, 170, ciao, arrivo. Franco. Ah, va bene. Francesca sei. Allora, ti aspetto. Portate pure lui. Vai pure tu con lui. Vieni, Gervà. 170, arrivo subito io. Pago un attimo con la fattura poi. Andiamo. Non si può. Ci vuole ancora molto per... No. Ah, eccola, perfetto. Grazie mille, grazie. Faccio la fattura? Sì. Bene, grazie ancora. Venga. Ok. Signor meccanico, mi mette per favore Sì, venga qua però, si avvicini perché non mi arriva. Vengo qui. Grazie. So che mi vanno... Vieni qua, signore, vieni. Non mi prenda per fesso, no? A stronza, corruto! Un cazzo che te sicuro che paga la fattura! Io non pago niente, vaffanculo! Ma te pare che pago io? Io pago! Ma che quando mai sono pagato io le fatture? Ma non pago io le fatture! Ma t'attacchi al cazzo! Sì. Ma me l'hanno depositata la macchina, dovrebbe dire. Ok. Dottor Draghi, che roba veramente. Ma per curiosità, fammi se mi ha risposto quello di Emeralds. No. Sì. E quando mi risponde questo? Ma? Ma? Te pare che mi risponde? Ma quando mi risponde? Ah no, non mi risponde.
Emeralds, è tutto tu. Gennaro! Gennaro? Pronto? Gennaro, dove stai? Tu dove sei? Sto a casa. Pure io sto a casa. No, aspetta, quella non è casa tua, però. No, infatti non è casa mia, è casa tua questa, non. E dove? Scusami, aspetta, fammi un attimo rivedere. Fammi un attimo rivedere. Io sto a 170. Ma sei sicuro? Sì. Oh, chi è questo? Chi è? Aiuto, donna, una pistola, aiuto. Ma Franco. Ti ho capito. Ma chi è? Stai zitto. Ma stai zitto tu, dove stai Gennaro? Stai zitto tu, perché altrimenti Gennaro fa una finaccia. Hai capito? Senti, Peppe Simone, dimmi dove stai che ti vengo a prendere, ti ammazzo. Dai, dove sei? Mi ha detto che mi ammazza Gennaro. Ti ammazzo, sì, dimmi dove cazzo sei! Chi sei? Gennaro ha detto che mi ammazza, io non ti voglio scherzare con questo. Accendi sto cazzo videocamera, fammi vedere dove stai. Attacca, attacca. Ha paura questo, è cattivo. No, 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 dove stai? Aiuto! Aiuto! Aia! Aia, 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 aia. Dove stai, testa di cazzo? Viene 170 se è un uomo morto, capito? Ci vuole che vado a prendere l'armamentario. Niente, ci vuole che vado a prendere una bella pistola, ci vuole che... Ci vuole che un attimo vado a prendere una bella pistola, ammazzo tutti. Don? Sì? Come stai? Bene, ma do... Ma scusami. Ma allora non sei rapito. Ma che, no, eravamo al Donuts, ho preso da mangiare. Signore, mette... Signore, ma sembra normale? È normale fermarsi sulla strada? O sgommare? E a te ti sembra normale rompere il cazzo? Stavo mangiando il cannolo. Ma non mi ha dato bene, non mi ha dato. Tu vedi questo? Pigliate sto pezzo di cazzo! Neanche sua toga mi prendo. Mo' ricomincia. No però, no però. Allora qua prendo l'Hertz. No cazzo. Ma come cazzo ho fatto? No, come cazzo ha fatto a fare quella curva lì? È una porca madonna! 10 pattuglie della polizia!
No, impossibile, impossibile. Deve fermi. Porco... Mamma, la sono sistemata. L'ho sistemata adesso la macchina. La macchina. No, porco Dio. No, porca puttana. Non è... Aspetta, aspetta, mi sono sbagliato. Sono premuto F, aspetta. Hai premuto F, un attimo. Però 10 pattuglie, cazzo, mi sembra un po' troppe. Mi sembrano, non lo so, che vogliamo giocare a cecchinetta qua? Aspetta, signori, alzi le mani, signori, alzi le mani. Alzi le mani, signori, alzi le mani. Alzo le mani? No? Oh, 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 che cazzo fate? Oddio, santo Dio. Oh, porco... Oh, è porco ladro però, e fatemi andare via, e fatemi andare via. Signore, si fermi, forza, si fermi, dai. Scendo dall'auto, scendo. È inutile che continua, è ferma, non c'è bisogno di sera. Scenda dalla macchina, signore, scendo. Forza. Scenda, signore, forza. Scendo, sono cose tutte. La situazione è il codice 4, signore. Scenda per fuori dall'auto. Signore? Mi sente? Signore, arrivo io. Scenda, forza, su. Ah, posso. Alzi le mani cortesemente. Ma in quanti siete? Cioè, nel senso, attivi adesso su... Cioè, la polizia. In quanti ne siete in polizia? Aspetta un attimo, aspetta, Gennaro, Don, pronto? Dove sei, Don? E dove sto? Sto con... sto con la polizia. Hanno arrestato? Sì, sto qua, sto con... Vuoi fai un bombello sul riso? Sorridi, ridi? Aspetta. Ridi? Per favore, alzi le mani. Sorridi? Ciao, Don. Ciao. Dove sei? Ah, a dichiarare in arresto, qualsiasi cosa dirà o farà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. È una madonna. Mi sente? No. A dichiarare in arresto, qualsiasi cosa dirà o farà, potrà essere usata contro di lei in tribunale. Ha diritto ad un avvocato. Se ne ha diritto ad un avvocato, se gliene assegneremo uno e se non lo ha, gliene sarà assegnato uno d'ufficio. Ha compreso i tuoi diritti. Fate l'arresto, signori? Andiamo con le mani. Perfetto. Bene, Rector, vuoi fare l'arresto? Allora, Rector, sente? Sì. Allora, lo fa lei l'arresto? Va bene, sì. Ok, gli devi dare mancato il tuo traggio ufficiale. Ok, perfetto. Signore, mi seguo? Sì, tutto a posto? Signor sì, tutto a posto? Sì. Ciao, oh, Hernandez. Che ne dico, va bene? Ma è con te la Rector? Dove stai? Qual è la Rector? No, non Diana. Ragazzi, chi è che ha incominciato in 10 e tanto? Ha detto, che ce lo farà lei? No, non l'abbiamo fatto prima noi. Prima di cos'è, Robert? Ha detto l'arresto che c'è lui l'arresto. Sì. Andiamo. Signore, tolga sul veicolo, cortesemente. Signore, si ferma. Dai, prendilo, trascino. Dai, Rector, ce la può fare, su. Non ci vuoi tanto. Fermo. Dai. Ragazzi, si fa così, quando non sta fermo. Taser al mio 3. Ok, andiamo. Quindi Rector se lo fa lei. Rector un po'. Rector, quella è la mia. Quale prendo? Quella dietro. Come si chiama Rector? Come si chiama? Brian. Brian, la deve lasciare. Brian, venga qua. Lo deve lasciare alla stradale 1 l'arresto. Lo lasci. Ce lo portate in centrale, però almeno. Perché non ce l'ho dire i nomi davanti ai criminali, grazie. Ok, posso portarlo io o fate voi? Vada, poi... lo dia ai colleghi. E prende in gestione la dama che ha cominciato l'inseguimento. La dama ma dovete portare. Quando fanno i 18, sempre. Quando fanno i 18, sempre la dama che ha fatto l'inseguimento. Ok. Salga, signore. No, aspetta, dobbiamo fare. Niente, questo vuole scappare. Oggi c'è tanta voglia. Quest'oggi c'è tanta voglia di giocare. Io non c'ho pazienza, io te lo dico, Io oggi non c'ho pazienza, io lo dico, signore. C'è un problema, non mi è scomparso. No, ha lanciato il taser. Non ci credo. Così con lei? No!
Niente, ti fermi. Ragazzi, ma io non ho sentito manco. Ragazzi, tu per la macchina. Andiamo. Facciamo così. Vabbè, andiamo, andiamo, signori. Lo prenda, collega? No. Niente. Oh, signore, deve star fermo. Prendilo. Recluta, venga. Recluta. Fa dell'amore con il sapore. Che facciamo? La vuoi star ferma? 10-4. Oh, okay. Oh, aspetta che salgo sul veicolo. Prima non salire, non salire. Mo qua dobbiamo essere speed. Oddio! Oddio! Grazie Luca Fashion, domiciliare sub, grazie mille! Oh, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Io ora è un po'. Stato dalle 1. Grazie mille, colleghi. Si becca. Arrivo, vado a caricare il cellulare. Stato dalle 1. Sequestrare il veicolo anche, mi raccomando. Vai, vai. Ma sì, non c'ha le gomme, come faccio a sequestrarlo? Cioè, vai, ci pensiamo noi dell'Adam 5. Chiamate un carro attrezzo perché non c'ha le gomme posteriori. Ci pensiamo noi dell'Adam 5. Ok. Ah, porca puttana. Cioè. Vado, andiamo. Questo santo, signori. Vedo, dove stanno? Aspetta. Ragazzi, controllate l'interno e se c'è qualcosa notificate, va bene? Sì. Sì, sì, lo so già. Signore, lei è un criminale, mi ha investito, È vero, si becca pure tentato omicidio stradale. Persona di uomo. Sì. Prego, seguo il mio collega. Venga. Venga, signora. Venga. Allora, eccoci. Andiamo. Allora, qua. Vediamo un po'. Vabbè, ragazzi, non è un problema, tranquilli. Mo' me faccio 10 minuti, un quarto, leggo la chat, intrattengo così e via. Come state, raga? Tutto bene? Vi sta a piacere sta live? Madonna. Sai che roba. Ma appena vengo scarcerato faccio una rabbina. No, l'iPhone no, però. Mi senti? Mi senti? Lo vedi adesso? Sì, adesso sì, adesso ci sto. Sì. Stavo dicendo, signor Quinto, dopo lo restituisco. Può stare le mani un attimo? Certo. Gentilissimo. Allora, controllo due cose qua.
Ok. Ma dove si compra questo anello? Che io c'è per sapere che io sto cercando degli anelli. Il quinto. Dimmi. Ma dove l'ha preso questo anello? Che la voglio anch'io. Perché sono mafioso, me l'ha dato un mafioso. Ma che sono mafioso? Collega, c'è un problema con questo oggetto? Che c'ha? Ha effettuato un processo l'altra sera. O sbaglio? Esatto. Ha fatto un processo lei l'altra sera? Sì. Sì, che dovremmo chiamare un procuratore, collega. Com'è? Sì. Pensare una roba. Pensa intensamente, vai. Sto pensando perché non... lui ha fatto manca atto alter, cioè senza purificare oltraggio, ma lui t'ha messo pure sotto, quindi sì, ma problema grave. Collega, ciao Giusto Lorenzo, come stai? Ma non Fortnite? So se P o A, non lo so, posso chiediamo un procuratore, ma non mi ricordo se era A. Dammi un secondo. Check, procura. Check, c'ho un soggetto che era stato rinviato a processo e ha fatto processo ieri e ha fatto appena un reato di classe B. Ed era rinviare a processo, giusto? Collega, dai. Dove è andato il collega? Ciao Pepe. Che mangio? Collega, dai, pomodori. Pomodori, mozzarella. E wasa. Domani facciamo la minestra reale con Enrico. Classe A o classe B? Oh, decide. Ah. Che mai detto qui? Grazie mille. Allora, Luca Fashion, grazie mille, 2 mesi della sub, grazie. Grazie mille anche a Guy2289, 19 mesi di resub. Grazie mille anche a te, bellissimo, grazie. Ragazzi, io mi sto rompendo un po' di coglioni. Tentato omicidio stradale, perché ti ha messo sotto. Allora, il potere mi riceve. Allora, qui c'è un soggetto che ha fatto un reato di non di classe ma classe A, è scritto capo che ha, da quello che vedo ha fatto un processo da poco, da entro 7 giorni. Quindi sarebbe da rinviare di nuovo il processo, giusto? Allora, ho detto, c'è il signor Quinto Capo che è stato arrestato per mancato alti, ha fatto tentato omicidio stradale e ha fatto un processo entro i 7 giorni, quindi è da rinviare da processo. Se può venire qua, eh. Ok, grazie. Già una domanda, procuratore, gli serve la prova del tentato omicidio stradale per rinvio a processo? Ok, copiato. Fai la... dico già. Salva la bodycam dove ti mette sotto. Se l'ho salvata, ma basterebbe anche la tua. Allora. No, è meglio la tua. Andiamo in fondo. Allora, comparmo. La mia... dovrei caricarla su... sul biglietto rosso. Vabbè, non è meglio, eh. Ma adesso non posso dare, te devo finire. Dove devi farla nel mondo. Ma io ci metto 30 anni a farlo. Oh, no! E quello che ti chiedo so. Beh, io ci impiego il tempo, però rischiamo andare domani. Ricardo, come sta? Venga qua. Anche il gabbio. Non lo guardi, vada avanti, non lo guardi. No. Anche passare anche la taglia. Non lo guardi e vada avanti. Vado. Ti tagliai questo che ti metto. Salve, Pingon. Buonasera. Salve, Pingon. Salve. Lei venga qua, questa qua, nella 4. Ah, no, già occupata, ma? Mentre che... Salve. Taglio la bodycam
Venga qua nella... bravo, vada là, vada. La sei. Aspetta, mi mossi il documento. Niente. Porco Dio, porco! Paura, porca madonna. Vabbè, gliela rifacciamo, mette il dito sul tablet. Non so manco io che è, cena, pranzo, boh. Ah, vedi che ci abbiamo qua? Vedi, venga. Oh, a posto? Dagit, quindi? Oh, quinto! Sì, sì. Perché sono tutte occupate? Vedi, vedi, c'è il tuo... Quinto! Ma te fa? No, no, no. Quinto! Come stai? Male! Che fai qua? Che è successo? È scappato, adesso... Ha messo sotto il collega, quindi ha tentato omicidio stradale. Manca poco. Allora, un pezzo di merda là! Che no, mamma, no, che mi vuole dare? Omicidio stradale, mi vuole dare? Ma non è vero, ti ho dato omicidio! Ma ti ho dato omicidio da che? Ma porca pure di quella puttana! Ma non ho fatto omicidio! Come non l'ha messo sotto il collega? Certo. Omicidio! Sai che sì, sai cosa significa omicidio? Ha tentato omicidio stradale. L'ho preso, E che cos'è il tentato omicidio stradale? Sentiamo! Ha messo sotto il collega. Come io ho messo sotto il collega? Dicendo. Sotto dove? Sotto dove, scusi? Sto con i miei occhi. I tuoi occhi non me ne frega un cazzo. Dove? Come l'ho messo sotto? In che modo? Dove l'ho messo sotto? Sotto dove? L'ha messo sotto tanto che lei ha cerchiato. Lei ecco, ha dato lo stesso avanti e l'ha messo sotto. L'ho messo sotto? Ma io lo ficco a pecora, no sotto, capito? Lasciatemi immediatamente libero, se no vi ammazzo tutti uno per uno. Voi non sapete con chi cazzo vi state a mettere contro. Io sono Don Capocchia. Vi ammazzo tutti uno per uno, capito? Tutti quanti, una pallottola sulla testa, tutti quanti, capito? Quindi o mi scarceri subito, oppure ti ammazzo, capito? Michael, tu sei nato il 18 dicembre? Capocchia che qua okay. Signore, si stia zitto. Ma state zitto tu, Si stia zitto, entro lì dentro con questo manganello. Io sto in America e per l'America io, porca puttana, voglio essere libero di parlare di quello che cazzo mi pare. Capito? Ora aggiungiamo anche qualche altro bel reato. Che ho fatto? E qual è il reato? Cosa? Che il reato? Beh, il traccio in pubblico ufficiale glielo aggiungiamo, che dice? Siamo giunti in quella cella. Ci siamo giunti in quella cella, sì o no? Forza. No, c'è qualcuno che chiama. Ma indraccio da che? Il traccio della puttana della Madonna! Ma che indraccio da che? Lasciami libero! No. Ah, cinque reati non so chi sia. Ma lasci libero! Noi abbiamo. Sì, che... Oh, me devo incazzare! Dai! Lasciami libero! La finiamo di urlare? E lasciami libero, pure la macchina mi siete torto! Non mi interessa, stai zitto, ovviamente. Ce la facciamo? Eh? Ce la facciamo stare in silenzio in questa cella? Io sto zitto, perché? Chi è che parla? Lei. Non lo so, sta mettendo musica non so da dove. Dimmi. Non è il, è il telefono, È perché non gliel'hanno tolto il telefono? Come? In teoria sì. Non gliel'hanno ritirato il telefono? C'era dentro le tasche dell'uomo, lì è lui che parla, amico io. Viene da qui. Bei capelli. Allora, le cose due, o me lasciate libero oppure veramente, guarda, vi faccio licenziare tutti quanti, vi ammazzo e vi brucio pure, porca puttana, vi brucio tutti quanti. Addirittura minacce, addirittura minacce. Sì. Anche minacce, come? Perfetto. Brucio. Perfetto, aggiungiamo anche le minacce, aggiungiamo. Non sono minacce, sono solide realtà, minacce. Cazzo. Sono soli in realtà, no, perché se non mi lasci libero immediatamente, io ti uccido! Come? Segni, segni. Mm-hmm. Ho detto che... E come faresti, sentiamo? La togliamo questa musica, grazie. Ma no, che musica? Mica so io! Ma chi è? Perché? Sì, sì. Con la K, Carmen. Segnato con lei.
Carmelo Ray. Oh, Carmelo, sei tu? Ecco. Ciao, figlio. Ciao. Come stai? Non mo te li ridò. Me lasciate libero, per favore, io vi devo ammazzare tutti. Sta peggiorando solo la sua situazione. Ma la mia situazione sì, cosa? Sto in dentro la cella, sto... Ma me lasci libero, oddio, padrino! No. Antonio Di Salvo e l'altro, com'è che si chiama? Zanetti? Non le fa male il braccio? Ehi, signor Calamaro, probabilmente in cella. Buona permanenza in cella, arrivederci. Arrivederci. E 200, grazie mille della sub, grazie mille. Beh, che facciamo? E beh, mi sono rotto i coglioni. Chiamalo procuratore, procuratore. Beh, che sono arrestato per... Vinto. Non sono io che le metto. Ok, va bene. Allora, dimmi un attimo, com'è andata la dinamica? Voi lo sapete, Marshall? La dinamica te lo dico io, com'è andata la dinamica. Vai, dimmi. Allora, la dinamica è andata così, che io stasera, porca di quella puttana, se non me lasciate il libro, se me... Io vi ammazzo tutti quanti, capito? Io vi ammazzo tutti quanti, uno per uno. Ok, ma no, la dinamica del perché sei qui, non di quello che succederà. La sai dire? Che? Perché sto qua? Okay. Dimmi, sì. Io sono qui perché... Perché non lo so perché allora, non lo so che è successo. Io non ti so. Ho lasciato l'ultima volta che eri al processo. Che cos'è tutto questo? Com'è finito il processo? Il processo com'è finito? Il processo è finito che mi hanno lasciato libero a sua. Ma il signore mi faccia andare via, mi sei stato assolto dalle accuse? Yo! Sei stato assolto dalle accuse? Quinto. Sì, tutto assolto al 100%, sì. Benissimo, sono contento. E chi è la gente che si sta occupando dell'arresto? Voi lo sapete? No, noi siamo stati chiamati perché... Sai perché sto qua per un vaffanculo. Per un vaffanculo, andate tutti a fare in culo, tutti quanti, uno per uno, a fare in culo. Se la madonna, au! Na porco... Oh, ma che cazzo fate? Oh, che facete? Porca troia, stai fermo, dai. Fai il bravo, che peggiori solo la situazione. Ma vaffanculo! No, vaffanculo, potevo! Ma ammazzo tutti quanti! Tutti quanti mi ammazzo, tutti quanti, uno per uno, porca puttana, tutti quanti! Ok, non è inutile! Qualcuno veloce da ammanettare, se no faccio io. Mammanettami sto pezzo di cazzo! Mammanettami sto pezzo di cazzo, porco di magno, io! Vaffanculo a tutti! Vaffanculo, poliziotti bastardi infami! Vaffanculo! Tutti quanti, uno per uno, vaffanculo, sì, sparami sto pezzo di cazzo, sparami. Bravo, sei bravo, dai, a giocare a coda, vai, io, bravo, finiscila, io. Ma che finisco, io voglio andare via, mi sono rotto il cazzo io, voglio andare via. Aiuto. Io voglio andare via, non è!
Sti fermi, cavolo. Oh, io sto fermo. Io sto fermo, sono fermissimo, Ah, aia, che dolori! Sto fermo. Ragazzi, trascinatelo, dai. Sono fermo. Sì, Torres, però se ti metti in mezzo trascinate, quello è il problema. Dai, sto fermo, sto fermissimo. Ok, okay. Dai. Vai, partare. Vai, brava, non fare danni. Ora troviamo la gente che ti stava facendo l'arresto. Concludiamo il volo e ti lasciamo andare, su. Io voglio andarmene via! E ora se tu eviti di scappare, ci vai via subito. Se tu continui a scappare, ci impieghi di più. Cioè, dall'ultimo processo si faceva un reato di classe. Non ti preoccupare, dai. Chiudetemi sta porta, l'ultimo che entra. Che c'è sto? Mi sa che l'ho buttata lì. Dove va, bravo? Che ha fatto? Ma la vogliamo mettere una cella, certo? Esce. Ma tutto sta calmo. Ho capito. Non è pirata. La intro. Ma c'è che deve fare. Signore, devo andare dove. Chi è che ha la bodycam di chi? Ora delle botte. Lasciatemi libero! Libertà! Lo fai tu. Sì, intanto fai parlare al procuratore. Ragazzi, chi ha che la bodycam dove lui scappa? Io. Io anche. Un po' di tutti qua. Posso allora un LSP? È uscito dietro a Gale. Un LSPD che c'ha la bodycam dell'evasione. L'LSPD è Gale. Sì. Lì che c'è la bodycam di quando esce da parte dell'SPD. Lasciatemi libero! Ammazzo tutti, uno per uno mi metto sotto una macchina, tutti quanti. No, non lo dica questo, signore. Ma ammazzo tutti! Tutti quanti mi ammazzo, lasciatemi libero! L'importante è che non uccida me, l'importante è che non... Prendo un lanciafiamme e vedo fuoco tutti quanti qua dentro la centrale della polizia. Lasciami libero! Sì, calmo, guarda che ce l'ho veramente un lanciafiamme, tu non sai chi sono io, di quello che sono capace. Chi sei? Sentiamo, chi saresti? Io? Chi è lei? Chi è sei lei? Tu. Sì, chi è lei? Voglio saperlo anch'io. Io sono un frate del Lucaccio. Ah. Wow, che paura. E niente. Un frate Lucaccio. Si dice in napoletano un frate Lucaccio. Lo so che ce l'ha davanti, può venire a parlare. Allora si già non è messa bene. Mi sento molto solo. Eccolo qui. E lasciatemi libero, Dio padrino. Più fa così, più le rimarrà in cella, lo sa, sì? Più faccio così, più che cosa? Più fa così, più le rimane in cella. Morre! Vieni qua! Quanto euro, un po' capire il culo, morre! Era solo per te, lo prendi in bocca! È molto dotato. Manga che lata? Ma mi piacerebbe proprio. Mi tiri una manga lellata, per favore? Voglio una manga lellata, per favore, dai, tiratemi una manga lellata che mi eccito tutto, vai. Per favore. Posso fare non è una cosa.
Follia pura, ragazzi. Ah, no. 20.000 bit, porca troia. 20.000 bit, matto. Passate un paio di auricolari, me lo so ascoltato. Vedo il capo. Ma potete togliere per favore le manette? No. Adesso è zitto.
Ma perché non mi succhi il cazzo, porca troia? Ma sta zitto, coglione! Ma perché non ti fichi dentro un buccio del cuore, cazzo? Ma sta zitto, un coglione, allora, merda! Mettiamo... Aspetta, ora metto la cavigliera. Oh, aspetta, c'ho bisogno di mangiare, bevi! C'ho bisogno di mangiare, bevi! Tua madre, sta zitto! Mangerà in cella! Bisogno... Che vuoi? Mangerà poi in prigione, mangerà. Sta zitto, coglione! Che ha fatto mia madre? Che ha fatto mia madre? Sta zitto, non ti parlo con te, sta zitto! Risotto. Tanto in prigione poi ho cibo gratis. Lei, signore, elegante, lei. Non so, grazie, prosecco, grazie mille, 43 mesi di riserva, grazie mille, SGT Valerio. Per bomber di Roma, 2 mesi, grazie. È stato rinviato a processo. 100 pizze, grazie mille. Agapri! Agapri, agapra! Ah, il modulo merda, dovete comprare voi, non io. Ah, sì. No, guarda per caso, sta urlando come un coglione. Ok. Sta urlando come un coglione, no! Sei un coglione, tu, signore, certo. Signore, scommettere al muro, gentilmente. Sì, a me mi piace fare un coglione. Se vede, fra. Per quanto lo guardi. No, ma me le manette! Trascini un attimo. Ma sta zitto, marotto cazzo. Zitto, marocchino. No! Ma sta zitto. C'è Claudio. Senti, me potete togliere per favore? Per favore, me potete togliere per favore ste cazzo di manette? GG verso di me. Madonna, ma chi è che ha fatto sta foto? Devo rifare. Signore, GG verso di me. Ma cosa fai? Ma se devo togliere le manette te lo tengo mirato. Cioè, ma che sto detto di male? Cioè, nel senso, non so di che lingua parlo, non so. Lei mi sta parlando una lingua che non capisco. Rischio il ban di che non capisco di che lingua parla. No, scusa. Ma non posso fare il documento così. Ma lei mi ste cazzo le manette, puttana la puttana. Dai, non mi fa bestemmiare, per favore. Dai, non voglio bestemmiare. Su, levami le manette. Ma cazzo ho fatto io? Ma l'ho fatto, ma che ho fatto io? Sperate che stia fermo. No, basta che se ne va. Capito? A parte l'elevazione, quando esce completamente dalla centrale. In questo caso lui era nelle scale, quindi vabbè. Vabbè, no, vediamo. No, spicciamo. Poi sai com'è il processo, quindi lascia aperto. Ma esatto, non è una, cioè, nel senso, non l'ho neanche visto sulla faccia, cioè, nel senso, bannabile di che, ragazzi, dai, non è bannabile. Ma me levi le manette? Urli un po' di più. Sento bene, signore. Mi levi le manette? Ma ah, io non lo sento bene. Voi lo sentite bene? Bene? No. Oh, ma state zitto, che non ti capisco quando parli. Io non lo sento bene. Ancora con mia madre? Oh, porco Dio, provo ancora a nominare mia madre. Porta puttana la Madonna, guarda che te vengo a cercare, porco Dio. Vabbè, allora. Sparo, porco Dio, capito? Ma chi è che parla sua madre? Mettiamo... Ovviamente in città, in questa città. Almeno se ne fa zitto. Avete fatto? Basta, ragazzi, non fuglieriamo. Non ce l'ha il telefono, preoccupa. Lasciate, ma sai che la domanda? Lasciate, ma questo gente che sta urlando come un coglione, no? Perché urla? Vabbè, dai. Ma come, che ne sarebbe maledetta, deve averla, no? Vabbè, cavigliera messa. Cavigliera messa, sei urla, il modulo. No, non lo pone io, coglione! Puoi procedere. Non posso andare io, solamente devo urlare. No, perché non posso andare io. Ma date da bere, per favore, c'ho bisogno di bere. Ho bisogno di bere. E io prendete bere pure, sta zitto. Ho bisogno di bere, per favore. No, non ho niente, non ho niente. L'ha già passato un collega dell'LSP. Scusi, ho bisogno di antistress io. Ho bisogno di antistress, e sto attento, ma ho bisogno di antistress io. Sì, ho bisogno di antistress io. Ma ha dato un antistress? Ok, un attimo.
Ma come ti ci metti? Ma io che ho fatto? Mica sono un criminale io. Attenzione, perché no, pantofole fa... lei, mi scusi. Che cosa ha detto, scusi? Pure la radio deve dare. Oh, pure la radio del telefono, no, c'è la radio. Con ma sono andato a trovare la cellulare, quel pelato da merda. Sta pelato da merda, oh. Ma dai, perché gli dico pelato io? Perché mi ha rotto tre quarti del cazzo, porca troia, oh. Stai zitto, non gli fierisco. Ah, no, ma rotto il cazzo per pelato. Ma vabbè, ma qua lo metta giù. Lo metta giù. È successo da me? Che è sta roba, boh, non parole io. C'è lui, non sa che io sono il figlio dei Coleman, no? Che è successo? Mio padre è Coleman, lo sa lei? No, ma manda, quanti mesi gli avete dato? Un attimo, devo incontrare l'ultima cosa, ma... mesi dobbiamo dargli... Mi trovo a smettere... Io... No, no, è ammanettato, ma... Dove ho preso quelle pantofole, lei? Molto fashion. No, tesserate, grazie. Sì. Collega, prova a tesserarlo. Da qui? No, non posso passare. Già. Non passa attraverso. Niente, non va. Signore, ci vuole stare fermo? Aspetta, collega, provo a fare il magheggio. Calla. Io devo controllare una cosa. No. È successo? No. Ah, proprio così. No, ma... Fermi, sto aiutando io. Beh, ma gli estremi. Se la finisce. Quinto, ritorni in cella, Quinto. Faccio dire un'altra volta. Torni nella sua cella, forza. Oddio. Beh, sì. È rimasto. Una deserata è andato giù. No, raga. Ci chiamate un dottore. Aspettate, io vado a mettere il servizio nell'MS. Arrivo. Così tanto? Occhio, collega un attimo. Ma. Colga solo. Sembra essere pericolose così. Non si riesce neanche più. Calla. Perché lo sta facendo due pure. Un po' fa preso da terra in seguito. Allontanatevi da lui. È un soggetto pericoloso. Sì, però. Bene tutto. Oddio! Basta, sono andato degli altri. Dove? Morto per sempre. Faccio io, voglio. Ah, sì, mo ci vengo pure, non ti preoccupa. No, no, non venire, sono sicuro. Vabbè, no, ma c'è. No, non lo tira su, non lo tira su. Adesso faccio il bravo. Non lo tira su, non lo tira su, non è lo morto? Tira su. Allontanatevi e non lo tira su. Ok, è morto. È morto? Sì, sì, sì. È morto, morto. Una tesserata in faccia, t-shot. Sì, sì. Ma è morto morto? No, ditemelo, sennò... Sì, a Terence. Morto morto! Sì, adesso aspettiamo... Da un capocchia? No, ragazzi... ragazzi, se è morto morto non conta più fare il modulo... No, non è morto. No, no, non è morto morto in quel senso. No, no, no. Allora posso rianimare, raga. No, non lo... No, no, no. No, non lo fa. Stacci lontano e va. Beh, raga... Sì, bravo, bravo, continua, continua, Matteo, tranquillo, continua pure, vai. No, allora, vedete, devo fare... No, bravo. Collega, lo smetta, bravo. Collega. No, smetta, su. Cazzo, ma sono proprio bruttissimo. Allora... Ha 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 ha
Aspetto solo quello, tranquillo. Bene, io lo mando in cello. No. Cosa? Non lo fa. Esco, come lo mando in prigione? Morto? Non ce lo mandi, aspetti che c'è il collega che sta prendendo lui una cosa e poi vediamo. Sì che posso. Sì, c'ha la cosa del cosa in medicina, come si chiama? Sì, il tirocinante, il... Sì, volontà. Vabbè, volontà. Appena si alza, mandatelo via. Io nel frattempo può mediare un attimo. Hello. Is it me you're looking for? E tu? Oh, io. Se no, rialzo e mando lo subito in prigione, vai. No, non credo. Ma? No, non c'è che lo lascio. C'è Coleman? No, chiamo io, provo a vedere. Per cosa? Ma aspetta, Fendish manca. Sì, c'è. Cioè, mo, aspetta, mo, fare, aspetta, mo ti faccio spostare subito con Coleman. Coleman. No, ho capito già. Arrivederci, sono Capocchi. Sì, pezzo di merda! Ah, vedi, adesso ti faccio vedere. Merda. Fai pure. Oggi ti faccio strappare il passaporto. Sì, ma strappami i coglioni. Basta. Check procuratore. Sì, procura te sto pezzo di cazzo, procura te. Grazie mille, 5 euro, grazie. Grazie mille, Michael 10, grazie mille, 1 euro. Grazie mille ad Antonio Cim 05, grazie mille della sub. Grazie mille, Prosecco 91, 43 mesi. Grazie mille, a Mifronda 20 mesi della sub. Grazie mille, bello mio. Grazie. Oddio. Oddio. Uè, a ornudo. Mi senti? Arrivederci, caro. Ha bisogno di bere. Ciò cerchi. Me lo devo cercare? E c'è. Ma quanti minuti di prigione c'ho? Oddio. Ventotto minuti. Oh, mi senti? Ma 28 minuti. 28 minuti di prigione senza cibo, senza acqua. Che modi sono? Sto ancora ammanettato. Oh! Ok.
Che devo fare? Clown 2? Non funziona. C'è l'RP, ma qua c'è sta tutto di mezzo. Manna madonna. Clown 2 non funziona. Questa? Il 3? Ah, questa dici. E poi? La un 5, poi che devo fare? Devo mangiare. Niente. Non va. Non va. Tu dici che devo fare, allora, clown 5 faccio, e poi la virgola? Non va la virgola. Ma senti, guarda, porca troia, tu non puoi capire che cazzo sta succedendo. La X, la X non va, non va, l'ho provata prima la X, non va. Non va, vedi, ritorno a posto. E vedi, non va. Devo svenire con l'apostrofo, non va. A me pare che Mindbear è fatto bene come server, ragazzi, ma a me pare. Svenire. Non va. Non va proprio. Prendi il sole?
Ma non va. Ehi, bibico, ma te pare, ma te pare che è strong e così stupido, dai, su, non è così scemo. Cioè, sono script fatti bene questi, oh. Allora, slash e bbq. Non va. Così? Ma non va, non va, non va, non funziona. Grazie mille, Filippo Giordani 09. Grazie mille per aver regalato la sub a Pisto 1995. Grazie mille. Grazie. Oddio. Oddio, troll Zephyr. Allora, questo non sta nel server mio, prima cosa. Vabbè, non è un fan. Impero, Grau e Italy. Amici in comune non ce ne stanno. Zedarfear TV. Ma chi è? Zeda, ok. Ho 20 anni, tramite il mio live cerco di strapparvi un sorriso. Una madonna che ride. Non va. Sanna. Non c'è, non ci stanno tutte le cose, le animazioni, capito? Quello è il problema. Non ci stanno. Prendi solo tre, non c'è. Prendi solo uno, prendi solo due, prendi in giro. Non c'è. E niente. Aiuto! 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 Oh, e tu chi sei? E io? Io sono Don Cabocchia, piacere! Sono ancora ammanettato, riesci a togliere le manette? E come te le devo levare le manette? Te le spacco, ti spezzo le ossa, vieni qua. Sì, sì, spezzo le ossa, vai, vieni. Ma tu che hai combinato? Perché stai in cella? Ah, per un furto del cazzo. Per un furto del cazzo? Sì. Riesci a togliermi, a spaccarmi le cose? Vediamo. Ah, ok, ok. Allora, poi altra cosa, senti, ti dicevo, mi hanno preso pure il cellulare, c'hai un cellulare da prestarmi? No, c'è un telefono qua. Vieni, no. Vieni qua. Sì, sì, dimmi, dimmi. Dove, dove? Allora, vieni qua. Ai. Ma non si può evadere in qualche modo dalla prigione? Sì.
Secondo te se si poteva uscire non l'avrei fatto. Vieni, vieni. E che ne so io? Sono chiuso qua da giorni. Oh, tu! Bello! Ma chi è? Tutti in cella? Ah, no! Tutto bene. Questi sono sbirri di merda, no. Tutti sbirri. No, che guarda sbirri? Qua, sì, siete finti... Che cazzo sbirri? Sì, sì, fa dei finti... Ah, ma qua si mangia pure, si mangia. Sbirro. Allora io ho fatto una rapina alla fliga e sono stato mandato qua. Allora magno, una madonna, qua si mangia gratis, porca puttana. Sì, qua si magna. Io ho fatto una rapina alla fliga e quegli sbirri infami mi hanno mandato qua. Ah, sì, tu pensa. Oh, ma sti cazzo di sbirri di merda! Oh, a tutti hanno rinchiuso. No, so, boh. Ma io poi mi sono visto prima in generale, ma voi mi avete arrestato. Ah? Voi mi avete arrestato, figli di puttana. Ma chi voi? Io voi. Io ho fatto una rapina, ma l'ha arrestato. Io un altro ancora. Io ho la fedina sporca, mamma mia. E io ho le mutande sporche. Oh. Cioè vedi il cellulare? Per conta tua, pezzo di merda, io ti ammazzo a te. Io ti ammazzo. Che vuoi, ma stai zitto. Dove? Ma ci avete in cellulare? Oh, aia. Vieni con me. Non mi prendere a pugni. Aia. Vieni qua, statti con me. Ah, porca troia. Fermatevi, ragazzi. Vedi che qua. Vedi che qua, Vigiale, ce n'è più forte. È lo più forte. È lo più forte. Porca troia. Ragazzi, vedere chi è che comanda. Fermo. Fatevi vedere chi comanda qua dentro. Oh, ah, più di una mignotta, è qua. Ah. Si fermi, signor pelato. Vieni qua. Ma dove vengo? Porca troia, dove sta il cellulare? Voglio il cellulare, porca troia, io. Il cellulare voglio, dove sta? Datele quattro pugni, così si calma. Oh, abbastanza. Adere quattro, a me fa male l'udito, porca troia. Scusi, boss. Porca troia. Perfetto. Mo aspetto che respawn. Così almeno ritorno. Fagli la CP. No, ammazzami. No. Ma cosa fai? Voglio morire. Che fai? Senti. Ah, io lo sapevo che eravate admin. Ah, io lo sapevo. Ah, ecco il cellulare, eccolo. Perfetto. No, c'è il telefono. Non c'è, questo non funziona. Vieni qua, ti porto qua. Vai. Ma sapevo che erano admin. Aspetta che mangio un altro po'. Vai, andiamo. Magna. E io lo sapevo che erano admin, cazzo. Come si chiama lei, signore? Grazie, Filippo. Don Capocchia. Piacere. Io sono, sono Francesco dentro. Cipolla. Ma chi ci crede? Vieni qua. Francesco Cipolla sono. Sai perché sono cipolla? Perché se te io te faccio piagne. Ti faccio piagne. Ehi, mettici le mani tu. Questo funziona? Ah, ecco la sbirra. Quanti soldi c'hai? Ma che soldi? Non c'ho niente. Quanti soldi c'hai? Non c'ho niente. Questo telefono se lo vuoi usare devi pagare. Quanto devo pagare? Oh, sbirro di merda! Ma io lo sapevo che c'era uno sbirro, lo sapevo. Oh, vieni un po' qua che tengulemo tutti quanti. Andiamo sto sbirro, va. Vieni qua, io ammazzo. Oh, porca troia, attendo. Vieni qua. Sbirro un po', vieni qua. Io, per ammazzo lo sbirro. Ta, porca troia, ta, che gli rubemo le chiavi della cella, porca troia, ta. Mori, dove va? È morto? Ok, mo ci penso io. Hai visto bastardo? No, ci sei credevi, Non funziona per qui. Perché non per qui? Voglio che scappi, se no te lo metto sopra il culo sto coso. Muovite. Via. Allontanati. Capocchia, conviene allontanarti, penso.
No! No, 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 non ti conviene. Non ti conviene. C'è birra infame però, eh. C'è picchia pure. Mamma mia, che personaggio. Lasciami. Lasciami, ho detto. Ti metto in isolamento, lasciami. Guardalo. Cacci, tu e di tua sorella. E qua. Ah, un altro sbirro, capocchia, guarda là. Un altro sbirro. Mamma mia. No, porca troia, no. Vieni qua. Dove sta lo sbirro? Vieni. Lo sbirro, non sono io lo sbirro. Oh. Su, forza, vieni. L'ora d'aria. Lo vuoi usare sto telefono? Fammi vedere qua come si fa. Lo vuoi il telefono? Tiro libero, che vuol dire? Pia la palla e tirala su. Ah, ma che è, tipo... basket. Vai, tira, tira. Come si fa? Olle. Ah, merda! Vabbè, ma sta... stava della mia, stronzo. Ma sta roba è una figata. Aia, aiuto, aiuto, aiuto. Cornuto! No, oh, oh, oh. Ah, sto sbirro infame, oh, ma che fai? Fermati. Che succede se faccio relog? Ma esco dai prigioni se faccio relog? Porca troia. Capoglia, ma che combini? Io voglio tornare ai miei amici delinquenti. Ah, dai. Tu di qua non esci più se non lo dico io, capito? Ma vaffanculo, chi c'è? Ancora ne... non mi ha più sull'erba. Ehi, allora, sposta di te, prendete, se no arrivano gli sbirri, fanno casino, prendete. No. Ma allora, insegniamo un attimino a questo come funziona. E come funziona, sentiamo, con la saponetta o senza? Tu qua dentro, non sei fermo. Fuori, capito? Ah no? E chi è che comanda no. Qua? Qua comando io. Fermi. No, qua comanda la vigilanza, lei ancora non ha capito. Fermi, la vigilanza, fermi, ma vaffanculo. Ah, cioè... oh, fermi. Vieni qua. Che bravo io. Ti spiego due cose. Vieni qua. Ai! Devo toccarla io. No. Collega, mamma mia, collega. Madonna, io. Io chiamo l'ambulanza. Facciami prima portarti via. No. Su. Dai. Che cazzo di CPR? Niente, non me lo vogliono lasciare per terra. Oh, è morto capocchio. Grazie Marcus 25, grazie mille. È Catello. Pesante con questo, grande Catello. È troppo pesante, sono delicati. Come stai? Filippo Giordani 9, grazie mille per aver giftato la sub a Pisto. Capocchio. Sì. Vieni qua con me. Dimmi. Ma tu vuoi uscire da qua? Sì. Oh, ma cosa succede qua? È suonato l'allarme. Tu che cazzo vuoi? Cavocchia, vieni con me un attimo, vieni qua. Oh. Vuoi un paio di volte? Ma dove scappi tu? E dove scappo? Vieni. Fuggi. Ti apro io. Dove scappi? No, stavo prendendo il cibo. Ah, ok, andato. Oh. Pezzo di merda di sbirro, via. Oh. Vieni dentro la doccia, porca troia, ti faccio vedere quella saponetta. Dove? Vieni qua che te fai... Vieni, poliziotto! Ci mettiamo l'acqua calda, lo squagliamo. Poliziotto, vieni qua! Vieni dentro la doccia, vieni! Poliziotto, vieni qua dentro, vieni! Oh! Vado. Mi è scivolata la saponetta! Capocchia, vieni, andiamo a prendere. Vieni. Andiamo a prendere. Sta bene, vabbè. Anche. Prego.
fermati, fermati, fermati qua, fermo. Capocchia, falli una bella doccia sto sbirro, va. Falli una bella doccia. Qua. L'acqua, giù, l'acqua, giù. L'acqua bollente, eh. No, mettimi giù. Acqua bollente, eh. Non lo fate uscire da qua. Oh, no, vado via, vado via. Ma cosa fai? Ma che stai facendo? Wingardium Leviosa! Aia! Wingardium Leviosa! Chi è che mi ha rapito prima? Chi è che mi ha preso prima? A me. No, comica, Tommy! La figlia bottana! Wingardium Leviosa! Aia, 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 aiuto, 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 aiuto! Capocchi, aiutami! Yo, power game! Via, 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 via! Chi è che mi ha fatto l'inganto? Oh. Qualcuno mi ha maledetto! Aiuto! Aiuto! No, no, sto aspettando che torno in gita, poi stacco. Porca puttana Eva, 7k, ti faccio piagna. Dai, manca un minuto. Stai capocchia. Capocchia! Oh, Sosa, non pensavo che eri incarcerato. Sosa, ma Sosa era un buliziotto, era! Capocchia, capocchia, capocchia. No! Capocchia, aspetta, vieni. Dove vai, do? Fuori, oh. Porca troia. Eccolo, eccolo, andiamo, andiamo. Portami da... portami a casa. Cioè, sì, mi serve un cellulare, un cellulare mi serve. Non ce l'ho. Madonna, che giornata di merda, guarda. Mi hanno messo la cavigliera. A pure te? Sì. Porca troia, perché si stronzi? Perché mi hanno dato qua 9 mm mentre il genero stava a sparare. Ah, avete fatto le robe! Porco demonio, che dolore! Ah, io mi sono rotto le gambe! Porco! Porco di un porco! Tutto bene? Stai bene? Vabbè, dai, già dalla mano. Ammazzo tutti. Stasera ammazzo tutti, altro che. Poi torno a casa, vado a prendere la pistola e ammazzo tutti. Voi non avete capito quello che faccio stasera. Telefono, che cazzo te chiami?
Ok. Ok, andiamo in ospedale, vai, ti porto in ospedale così almeno mi curo io. Stasera le faccio vedere. Ma come non vengo bannato? Una madonna. Ovvio che sì. Dottor, dottor. Aiuto. Dottor. È morto, scusa. Sono morto pure io. Scusa, scusa, sono morto pure io. Salutino? Sì, grazie, tutti e due. Si sposti, è una questione di vita e di morte, signore, mi dispiace, si sposti, si sposti. Gervasio, sei tu? Don, oh. Stai bene? Sì. Porca puttana, Don, okay, stavo perfetto. Venendo a prenderti. Siamo arrivati di corsa, cazzo. Don. Sì, levatevi. Che succede qui? Oh, che fai? No, che no! Fai? Oh, no, perché? Perché? Via! Oh, ma che perché li ammazzi? Perché? Don, guarda che ti ho portato! Marco il magno, così mi piace, vai! Lo sai guidare? No, madonna! Don, lo devi saper guidare, Don, non sto scherzando, eh! Sali, Donato, sali, sali, sali! Don, aspetta! No, oh, oddio, come si fa? Come si fa? È difficile questo, Don, è difficile, cambia posto se non sai guidarlo! Don, ti scattiamo, attento, attento, attento! Ma che te schiandi, porco di magno! Ma perché l'hai messo? Mettilo punto! Mettilo punto perché mi sta tutto sui coglioni! Mettilo punto per andare dalla polizia! Dalla polizia? Ma sei sicuro? C'è Dio! È qui! Destra! Lo vedi? Dov'è? Come ci si abbassa? Sì, come ci si abbassa? Muscoletto S. Attento, attento, attento! Pazzo! Attento! Porca puttana, Don, tu sei pazzo! Come cazzo si fa qua? Scusami per. Muscoletto S, muscoletto S. Ah, sì, ci si abbassa, ok. Ok, attento. Come si vira? Ok, si vira così, si vira, ok. Don, stai attento. C'è, assolutamente. Dove sta? Dove stanno? A destra, lo vedi il punto? No, sulla mappa. Ah, sì, lo vedo. L'ho visto, attento, attento al palazzo, attento al palazzo. Ok, bravo. Ok, vai, atterra sopra il tetto, atterra sopra il tetto della polizia. Don, continuiamo, Don, porca puttana. Don, scappa, c'è la polizia, Don, scappa, c'è la polizia. Don. Don, scappa, ci inseguono. Don, attento al palazzo. Tranquillo. Don, tranquillo. Ci abbiamo tutta la polizia che ci insegue, Don. Devi scappare, semina tutti. No, Don, non così. No! Qui era Muna appena scoperto. Qui ci sono due cose. Ce ne sono due. Ce ne sono altri?
cioè, mi respawn un... Ma porca troia. Appena mi respawn, porca troia. E non funziona slash... slash rianima. Pff, ma che cazzo me ne frega, me ne devo perma. Ambulanza, 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 qua, qua, qua. Madonna, ma che è successo? Ma guarda, io ho visto l'elicottero schiantarsi. Ma questi due soggetti li ho trovati a terra. Devono essere esplosi. Madonna. Vabbè, rianime. Guarda, tu, guarda, ragazzi, guarda. Si prepara a mettergli le manette a quest'uomo. Guarda come cazzo. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, signore. Hai recuperato. Oh, che è successo? Come che è successo? Che è successo? Ma non so che è successo. Si ferma, signore, si ferma. Ma non so che è successo. Ma è mortale! Aspetti un attimo, aspetti. Venga un secondo qui, prima. Ma è mortale, cazzo! Sei pronto con lei? A me, aspetta, collega, medico, no, medico! Medico. Mi scusi, mi scusi. Sì. Addio. Eccoli, eccoli. Ah, ma dai, devi aspettare 3 ore, devi aspettare. Grazie Strogo Bianca Occhi Blu, grazie mille. Grazie, grazie. Ma sta qua, sta aspettando, eccolo, vedi? Ok. Ma sta qua, aspetta, aspetta, spera. Mi hanno arrestato senza motivo, ragazzi. Che cazzo devo fare io? Cioè, un inseguimento della Madonna. Quell'inseguimento lì, per cosa poi? Per cosa quell'inseguimento lì? 10 macchine della polizia, 10. Stanno ancora qua che aspettano. Stanno aspettando, cazzo, questi. Guarda che te vedo che stai lì, te vedo, eh. Te vedo che stai qua, se vede un puntino. Se vede un puntino, se vede. Aiutami, donne! Tango 2! No. Ma che? Perché? Si è rotta la macchina? Porca troia, si è rotta la macchina! Ah, che male! Ah, l'elicottero! Ma che cazzo è successo? Che è successo? Oh! Che è successo? Levati, levati, levati! Io via, 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 via! Ah, devo andarmene? Addirittura. Donna! Sì! Vatti a divertire, rimedio io i tuoi errori, tranquillo.
Magari prendi l'altro sbirro. Quest'altro? Come io prendo. No, stai tranquillo, Don, parlo col ragazzo, vatti a divertirti. No, non gli prendere nulla, Don, per favore. Aspetta, c'ho fame un attimo, fammi bere. Vabbè, te li do io. Prendi il signore, per favore. Cioè, quale è questo? Parlo col ragazzo, divertiti, mi chiami dopo, va bene? Sì. A dopo, come, se brucia la macchina la polizia? Spara tante volte sul motore, Sì. Così? Ma non va, perché non si... Ma non va, non si ammazza. Ah, mo se... Ah. A cazzo, ma non c'ho più colpi. Madonna, ci sto io dentro la macchina. Ah, ci stavi tu? Eh sì. E come ti sei libera? Come li libero adesso? Non lo so. Ok. Oddio, a posto. Sì, ma... Ah, le manette però. Come te le levo? Sì. Posti cazzi. Cazzo. Andiamo. Ah, questo funziona ancora, sta aereo? No, mi sa che questo è bruciato. Niente, vieni. C'è la macchina rossa. Macchina rossa? Questo qua. Signora, te levi un po' dal guazzo, per favore? Signore. Ma te levi? Levati o te ammazzo. Via. Mi riesci ad aprire lo sportello così entro? Sì. Holy shit. Grazie mille. Sì, via. Sportello? Dove sta la polizia, ragazzi? Dove sta la polizia? Eccoci! Andiamo in ospedale? Come ti pare? Dove sta la polizia, ragazzi? Ciao, Ilaria. E porca troia, stricchi! Forte pure a bullying, donna. È una madonna. Strike! Strike! Ok. ma ci sta qualche mignottona qua? Al vanilla, niente, so. Zero. Allora, grazie mille Sandino Ciollo, 6 mesi, grazie. Ecco, finalmente ha fatto la sub, dai. Come chi era? Ma era vero? No, quell'accanto era vero. Ah, ok. Quindi gli ho fatto un favore. Eh sì. Un momento. Ok, arrivo. Sì, sì. Ah, grande Ilaria, mi fa piacere. Non hai presa la cosa? Ma è difficile.
E ci parlo io. Città, da che pulpito. Che stai, tutto pazzo Genaro, oggi, donna? Oh, fermo un attimo. Mi serve un cellulare. Ascoltami, donna, tu hai delle noti nascosti, lo sapevi? Cioè? Lo vuoi sapere? No, non sapevo. Vuoi fare le cose fatte bene o fatte male? Dimmelo. Fatte bene. Fatte bene, allora fermati, guarda qui. Ok, donna, mi senti? Sì, mi senti. Adesso devi fare questa cosa. Fai così, donna. E questo non lo sapevi, eh? Ah! Ma questo non lo sapevo io! C'è una botta di adrenalina! Ma non lo sapevo! Ah. Woo-hoo-hoo! Andiamo! Vai, vai! Ah, dimmi un po' dove sta la pulizia! Vieni, Gennaro, vieni! Vieni, 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 vieni! Ti ho insegnato qualcosa di prezioso, ricordo. Una madonna, dove sta la pulizia? Al 2G7. Metti, metti il punto 2G7. Vuoi usare sta carretta? Guarda che c'è la mia di auto, eh. Tranquillo, tanto è la via del non ritorno. Dici? Perché? Ma lo dico io. Maschera. Vai, maschera c'è. Brian, mettiti la maschera. Non me la fa mettere, sono manettato. Don, però aspetta, posso darti un consiglio? Sì. Vai tutto dritto, tutto dritto. Vai, 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 tutto dritto, ti dico io quando smettere. Vai, ancora, ancora, dritto, dritto, dritto. Ah, sei un poliziotto qua. No, non penso sia un poliziotto. Vai più dritto, vai, 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 dritto, 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 ok. Sì. Fermati qui. Brian, tu c'eri la scorsa sera? Sì. Vieni. Don, aspettaci qui. Scende. Non deve scendere? No, sono manettato. Ok, aspetta che te faccio scendere. Sta chiama Gennaro. Oh, vai. No, aspetta, Don, fermo, fermo, fermo. Non mi fa scendere comunque. Cioè, muscoletto B, muscoletto B. Ah, ma si è manettato. Sì. Oh, fermo, Don. Che fai? Lo devi se li vuoi sparare, da sotto li devi sparare. Però fermo. Come facciamo qui? E nulla, resti così. Andiamo. Vabbè, sti cazzi. Ti piace il mio vestito? Sì, sì. Andiamo, Don. Che facciamo? Cosa hai in mente? Una rapina? No, no, no. Oh! No, levate la maschera, levate la maschera. Ma dove sta la polizia? È qui. Non lo so. Ma dove sono? No, no, da dietro che si apre. Devi fare il giro. Fai il giro, fai il giro, vai di qua. Vai, giro, giro, Don. Giro dove? Giro il GPS, guarda il GPS. Ok. Ok. Salve. Scusi, io qua c'ho un carcerato qui. Mi scusi. Scusi signore. Mi scusi. Allora io qui c'ho un carcerato qua. Però non so perché è manettato. Non riesco a togliere le manette. Non riesco a levargli. Gliele può togliere lei per favore le manette? Non è manettato. È una festa in maschera, eh? Perché è manettato? Eh? Perché è manettato? Non lo so perché si è manettato. Senti, gli può togliere le manette per favore al mio collega lì? Al mio amico lì? Ma che è la corvetta qua? Ma che è? Oh, avete fatto i sordi, qua allo Standos. Ah. Avete fatto i soldi? Non so quello che questi vogliono essere manettati, ma non so dove li abbiano manettati. Dov'è il ragazzo che ha le manette? Lui, no? Io lo conosco lui. Lo conosce? Ma io non ho fatto nulla. Anzi, conosco anche lui. Io mi ricordo sta scimmia. Ma... Le posso chiedere perché è armato? Io armato? No, no, non è, non sono armato. Io mi chiamo Quinto. Non è armato. E chi è che la cosa? Io mi chiamo Quinto. In mano? Ma io mi chiamo Quinto, non sono armato. E cosa hai in mano? Che c'ho in mano? Metta subito giù l'arma. Immediatamente. Dove? Ma perché? È armato. Ma non è vero, non sono armato. Metta via l'arma. Ma non sono armato.
Ma scimmia, mi scusi, si sposti. Ma è un bug, è un bug visivo, guarda. Non sono armato, non sono armato, vedi? Sono armato, no, non sono metti armato. Mettiti le mani in alto. Ma non sono armato. Metti le mani in alto. Ma non sono armato. Non sono fermati, armato, fermati. Non sono armato, non sono armato, non sono armato. Fermati. Non sono armato, non sono armato, non sono armato. Perché mi devo fermare? Perché non sono armato? Non sono armato. Non sto armato, oh, che cazzo, dove vedi l'arma? Non ce l'ho l'arma, non è vero. Ma non ce l'ho. Io. Ma che è? Ops. Vabbè, non un troll, c'è la... Chiudiamo su... Ah, espulso, non bannato però. Ah, espulso, non bannato però. Quindi in teoria posso ritornare. Ok. Oh cazzo, che roba. Arca troia. Ah, ok. Ci ha pensato un attimo, poi. Oddio. Dai, basta, basta, tanto... Mo entro, faccio il serio, dai, non... Basta, mi sono rotto il cazzo dietro là. Ma è in atto! No, 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 no! Cosa no? No. Cosa no? Cioè... Ho capito quello che dicevi tu e ti rispondo. Quella forza del percepito... Ma è in alto, signore! Oh. Sì, c'ho le mani in alto, ce l'ho in alto, ce l'ho in alto, ce l'ho in alto, ce l'ho in alto! Ce l'ho in alto, ce l'ho in alto, sto fermo, sto fermo! Sto fermo, sto fermo, non mi muovo, ce l'ho in alto, ce l'ho in alto le mani. Io stai fermo. Ho manettalo, No, porco diavolo. Ehi. Sì, la manetta, allontanate le macchine. Quinto. Quinto, ma la vogliamo... Ah, oh, io voglio far serio però, però basta, dai. Faccio il serio, però non mi ammanettate! Non mi ammanettate! Non mi ammanettate! Stia fermo! Faccio il serio, ma non mi ammanettate! Stia fermo! Sto fermo! Stia fermo! Stai fermo! E chi si muove? Sto fermo, basta, 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 basta! Non trollo più, basta! No, 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 perché mi devi levare l'ansia? Ragazzi, uno con la manetta! Basta, non trollo più, basta! Le macchine, tanto non partono le macchine, eh! Dai, capo! Non trollo più, basta! Non... Porca troia, non me voglio, ragazzi, non voglio essere manettato. Le macchine non partono. Esatto, bravo, non parte le macchine, lasciami fa, non parte. Non partono le macchine. Fatemi avere l'ambulanza. Ragazzi. Non parte, ma chi è? Stai fermo, dove vai? Opla! Aia, che botta. Stai fermo, non spara, non spara, tanto non parte, guarda. No, è manettato, cioè. Quinto, ma la smettiamo, Quinto? Ma è il serio, Quinto? Quinto? Sì! Cosa ne sarà della tua famiglia quando non ci sarai più? La mia famiglia? Ma che famiglia, scusa? Non hai famiglia, tu? Sì che ce l'ho! Che ne sarà, dai? Slash me e ban. Che sarebbe? Ma mica sto a fare. Io sto premere Q, mica sto a fare slash me. Io resti fermo. Ma che ho fatto io? Non ho fatto stia nulla. Fermo, non si muova. Io non ho fatto nulla. Ah, questo è slash me? Ah. Io resto ad arresto. Del due silenzio. Sto a fare. La gente.
Mi dica. Mi dica. Dottore, mi sa che gli si è irrigidito, c'è un irrigidimento muscolare il signore, sa deve essere portato in ospedale. Credo che la scimmia sia andata a dare. Vediamo se è libero. Come dire, test chimici in laboratorio. Dito, signore. Ok, intercio giustizia. Leggete i diritti, per favore, non so che l'ha peloso. Non sono scimmiesco. Perché avevi già le manette. La vasca, via, via sta vasca. Ragazzi, forza, gliela strappata da addosso, forza. Qual è che vi ricordate perché l'avevate arrestato? Ah, ma lì è Gennaro Scorza. Che disastro. Che cazzo ci faccio qui? Leggete il testo Gennaro Scorza, forza. Ma che hai fatto? Ma mi hai innotizzato? Oh, fanculo, dici a qualcun altro. Vai giù, dai. Oh, che succede qui? Io non c'entro nulla. Perché sono vestito da scimmia? Cammino. Ascolti, io prima ho salvato due agenti. Mi potete togliere le manette, per favore? Io torno a casa. Ragazzi, no. Anch'io, grazie. Mi sa che poi non andiamo d'accordo, eh. Colleghi, ci dobbiamo svegliare o no? Dai, colleghi, esatto. Tutti giù in cella, dai. No! Cappelli rosa e portiamolo giù in cella. Dai, su, toglietemi le manette, svegliatevi, su. Dai, non voglio capire anche lei diretto. Cos'è che non possiamo fare? Dai, di nuovo in cella, di nuovo. Che palle, porca troia. L'avvocato della giustizia è arrivato. Ma stasera è veramente un delirio. Lo dice a me, lo dice. Grazie mille, Kingside, grazie mille, 73. Ma poi io dico, quando ci stanno delle persone online su Impero? Cazzo, di tutte le persone che ci stanno su Impero? Ah, non vedo. Di tutte le persone che ci stanno su Impero ci stanno 40 poliziotti. Minchia. Zero locali attivi. È sabato, lo so. Domani spero che ci siano più persone. Almeno qualche gang nemica, rivale. Ma Grau uguale, stessa zorfa, è pure Grau. Io mi ricordo sotto Covid, cazzo, che il sabato era... Sotto Covid, ovvio, adesso che siamo... Cioè, diciamo, una normalità normale. Però mi ricordo che sotto Covid il sabato era il giorno dove ci stava più gente. Ma no, devo organizzarmi per domani, per fa con per domani con Gennaro, devo vabbè. Chiamo Gennaro su Discord, su Telegram. No, niente, che stasera non ci stava nessuno. Io mi sono rotto i coglioni. Lo so. Veramente. Cioè, allora è quasi sono meglio che... Sono con te, Matteo. Se vuoi parlare, parla in gioco. No, non mi funziona. Cioè, non so perché non vedo. Non vedi? Ah, infatti aspetta, glielo dico io. Un attimo. Scusi, Trovo le motte HS, ma posso aggiungere le motte qua? Vabbè, come i bambini. Allora, vabbè, dai, basta. Cazzo è successo? Oh, comunque in tutto ciò l'Utipu ancora non mi ha risposto, Parmex ancora non mi ha risposto sulla fattura. Ancora non mi ha risposto Parmex sulla fattura, incredibile.
Ma secondo voi ce l'ha la partita IVA? Secondo voi ce l'ha la partita IVA? È una domanda. Dire penso di no non è dire non ce l'ha, cioè non ce l'ha è diffamazione, ma dire penso di no è un pensiero, credo. Ma oh, mi sentite? Sono crashato! Ero crashato! Ci siete? Sì, sì, ecco, dalle cose arrivano i colleghi. Col demonio, non funziona. Che è sveltina femminile? Oh, te prego, dammi 2 euro, te prego. Oh, ma mi stai di lì che stai a fa' con l'elicottero? E c'avevo voglia di... Ancora qua. Madre di Dio. Ma tu stai qua da prima? Oh! Ma tu stai qua da prima? No, sono appena arrivato. Ma lo so. Oh, demonio. Ma qua si mangia gratis, sì. Ma sì. Fammi vedere. Ma perché sei tutto triste? Va. Ma che cazzo hai fatto? No, no, che triste. Sono disparato. Ho sparato in testa un poliziotto. Ah, bravo. A uno solo? No, uno per dire. Oh, fammi mangiare gratis, che qua si mangia gratis. Si mangia, si beve gratis, hai capito? Chi è che paga? Però? Mangiare gratis. Ma chi è che paga? I soldi. Penso per soldi. Sì, bastardi. Vai, vai, io mangia, 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 mangia. Ah, là c'è un altro ragazzo. Dove? Mangia pure lui, fa mezzo. Vai, vai, mangia, mangia, mangia. Vai, vai. Ah, ma tu stavi qua da prima, stavi. Pure voi avete sparato i poliziotti? Io ho preso un elicottero, stavo per ammazzare tutti il poliziotto, là. Buono, buono. Ma voi conoscete un certo Parmex? No, Parmex. Parmex, Parmex con la P. No. Secondo voi ce l'avrà Parmex la partita IVA? No. Ma quanto dura la cella qua? Di nuovo. India. Ah, 14 minuti, vabbè, vabbè, ma aspetta. Ah. Tu che cosa fai fuori? Perché stai qui? Io faccio il boss delle mignote. Tu fai il boss delle mignote? Ma dove stanno tutte queste mignote? Sono... Che non le vedo in città. Io non le vedo le mignote in città. Ma non in carcere. Io. Una volta me la so scopata. Io, una. Amico. Che è sto casino? Una volta me la so scopata una, però insomma... Che fai, endoscopi pure? Sì, me la so chiamata una, mi ha scritto, mi ha detto... Io ci avrei un sogno, vorrei fare sesso con te immensamente. E che fai, non ci vai? Endoscopi. Mi sono fatto 6 ore di macchina per andare... Come tu stai in carcere, bello? Com'è? Com'è che tu stai in carcere, bello? Com'è che io sto in carcere? Ah. Ho sparato 4 poliziotti. Volevo farne fuori 5, ma non ce l'ho fatta. No, oh. Era un tuo obiettivo farne fuori 5. Eh sì, ho provato a fare la capriola, ma non è andata a buon fine. Ah.
Quindi tu nella vita come obiettivo. Chi è che comanda qua in prigione? Io. Tu? Comando boss, sì. Qui davanti. Tu comandi. Sì, e tu sei l'ultimo arrivato. E poi quello che ti dico io. Ah, quello lo dico io. Tu non ce l'hai questa. Vedrà. Tu non abbassa quella mano. Tu ce l'hai questa, ce l'hai? Abbassa quella mano. Dimmi, ce l'hai o non ce l'hai? Non puntare il dito dal boss. Il dito? No, si io devo puntare la pistola, non la vedi? No, non abbassa c'è nessuna pistola. Ma come no? Non la vedi la pistola? E adesso come la metti? Ma ti pare che sia una buona pistola? Noi siamo eri della prigione, ancora tu non hai capito che cosa siamo facendo noi. Cosa fare questo? Sei sicuro? Fuori. Ma che roba è? Ma io quell'arma non l'ho mai vista. È bravo. Sapere quanto convenire a te. Fare attenzione a cosa fare. Ma che cazzo è quella arma? Oh, ma dove cazzo l'hai trovata? Fare attenzione. Mi sa che il ragazzo boss ancora non l'ha fatto il gioco della saponetta. Il gioco della saponetta? Mm-hmm. Ma che gioco è il gioco della saponetta? Sapere che gioco è. Dovrei provare per forza. Per forza. Ma voi perché state in carcere? Sapere. Carcere è casa nostra. Comandiamo noi, traffico, droga, tutto. Import-export non fare qua. Tu essere l'ultimo arrivato, quindi tu essere schiavo. Ah, io devo essere schiavo. Sì. Tu essere fai una cosa intelligente. Perché non ti allei con noi? Potrei avere vantaggi. Potresti guadagnarci. Quello è il nostro obiettivo. Far guadagnare le persone. Attimo. In un modo o in un altro. Decidere. Alleare o non alleare. Cosa cazzo sì, fare? Alleare. Cosa cazzo fare? Cosa pensare? Allora, io iniziare dai piedi. Cosa dire voi, colleghi? Stai attento quando esci prima che ti vedano le guardie. Perché guardie qua sono tutte corrotte. Allora? Tutte corrotte qua. Allora cosa avere deciso? Stare con noi o contro di noi? Contro, contro. Contro di noi? Sì. Bene, bene. Allora mi sono tanto... Brutta scelta. Bruttissima da scelta. Qua. Perché? Ragazzi, riempitelo di mazzate, vai. No, perché? Porco... Questa avrei fatto brutta scelta, ragazzi. Io pistare bot. Passo le mani. Non alzo hai capito le mani, che qua alzo non... le mani. Che cazzo. Vai fratello, vai. Bravissimo fratello. Come insegnare il russo. Questo grande allenamento. Dare una mano, dare una mano. Ancora non avere capito. Io voglio andare a casa, voglio andare a parlare con Gennaro, devo parlare con Gennaro. Ma 27 minuti cosa? Ma come 27 minuti? Io devo uscire di prigione, devo andare a parlare con Gennaro. È chiuso, questo era tutto nostro. È tutto nuovo, sì, tutto vostro. Io devo parlare con Gennaro. C'avete un telefono? Ma c'avete un telefono o no? Devo parlare con Gennaro. Dai, fatemi staccare, porca troia. Devo organizzarmi per domani. Dove è tutto cazzo? Devo parlare con Gennaro. Dio, scusa, boss. Porta essere chiusa. Ah, peccato. Porta essere chiusa. Posso andare a fare gioco saponetta? No, 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 che gioco saponetta? Andare a giocare con saponetta. Molto divertente. Ora!
O mi ha dato un telefono, lo ammazzo. Il telefono non ce l'abbiamo. No, voglio usare quello che ti ha fatto vedere. Stati fermo qua. Stati fermo. 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 Manco dreggi in piedi, guarda, manco dreggi in piedi. Stati fermo. Fermo. Deve stare fermo, capire. Boss, andiamo a scendere questo. Ah, ma è? Allora cosa fare? E lasciatemi andare, porca troia. Ma come? Io devo andare con Gennaro. Che ti possiamo dare noi? Ok, parliamo, anni. Parliamo, dai, sto con voi, sto okay. Con voi, ok, ho capito, dai, sto con voi, sto con voi. No, no, anche perché dai, se no ti arriva una bella colpa nello stomaco. Genere, basta, sta. Ha capito, non c'è bisogno. Ma che me ne frega del RP0. Ok. Cosa fa? Cosa fai tu in città? Il mafioso. Buono. Il mafioso. Ne fai di affari? Certo, compro compra vendita di armi illecite. Ammazzo tutti. Essere mafioso non significa ammazzare gente. No. Lo sai che è un mafioso? Fare... Un uomo d'onore. Però fa... Te lo io sei sono creato un uomo d'onore. Quanto conti in città? Abbastanza, conosco il cartello. Di conoscere? Sì. Di conos... Poter ripetere, non capire. Conosco il cartello. Chi essere questo cartello? Kertus. No, non l'avere non saper conosciuto proprio questo. Se fa chiamare il nonno. Il nonno. Il nonno. Lo conoscete il nonno? No, non lo conosco. Chi cazzo essere? È un uomo molto potente che vi fa un bucio del culo che se vi vede vi ammazza tutti. Dammi. Lui fare bucio del culo, no. Io vengo direttamente dal Michigan. Da dove? L'hanno portato qua. Michigan. Che è lo coso? Un Michigan. Mi hanno arrestato e poi mi hanno trasferito qua da. Ma voi lo conoscete Kertus? No. Perché non ce lo presenti tu? Mezzogiorno. Quando sciò. Dammi il tuo numero o di telefono. Mezzanotte, mezzogiorno, mezzanotte, come si chiama? Boh, non mi ricordo. No, a mezzanotte non mi piace tanto, a mezzogiorno non mi piace sempre. Ecco. Uno di questi due che ho nominato mi ammazza tutti e due. Che paura. Sono una persona importante. Sì. Quando? Ma se invece noi ti dicessimo che questi qua che te l'hai nominato dai, sono tutti i nostri cadetti. Fatemi andare via, per favore. Sono fuori solo Dio. Per nostro ordine. Cosa la pensi ora? Com'è? Non hai capito che noi abbiamo tutto questo edificio tutto per noi. Loro entrano, escono al nostro piacimento. Noi forniamo armi, forniamo bombe, forniamo aerei, macchine, tutto. Questo è solo essere piccolo spazio polizia corrotto. Io ti dico una cosa. Dimmi. Non passerà molto tempo, ma le persone che tu dire che devono essere qui, tra poco non conteranno un cazzo. Le persone che conosciamo noi essere molto influenti dalle nostre. Perché scusa non contano più niente dopo? Perché chi venire qui avrà molta voce in capitolo. E forse poi tu dovrai fare una scelta. Stare con questo qui che dici tu, questo nonno, oppure forse stare dalla nostra parte, parte di forti, uomini molto forti, persone molto potenti. Con tanti soldi e tu potere fare tanti soldi. Ma soldi di che tipo? Pire di soldi, parliamo di milioni e tante armi. Quanti milioni? Abbastanza da sfamare l'intera popolazione di Los Santos. Dipende poi da come, da quanto si lavora. 3-4 milioni o Chicago.
la mattina direttamente, mi ci faccio direttamente alle strisce. E di quanti soldi parlo di parla? Tanti soldi. Si parlano di tanti soldi, 10, 20 milioni. Che cazzo ci faccio? Dove 10, 20 milioni quando ne faccio 50 a settimana? 50 a settimana? Sì. È tutto da vedere. Dovrà tu dovere poi decidere. Ma puliti o sporchi? Sì. Tranquillo, i nostri non sono sporchi, non sono buttati nel fango, i nostri sono belli, tutti puliti, non ti preoccupare. E da dove arrivano noi abbiamo modo per poterli direttamente riciclare e metterli giù in commercio. Ma se siete sbirri di merda, come è possibile? Chi è che è sbirro? Dire un'altra volta sbirro e ti sgozzo e tu stasera muori qua. Poliziotto. Poliziotto ho detto! Ora non lo dire per... Hai capito? Sì. Io ti sto parlando di affari. Se non sei interessato ti lascio qua e me ne vado. Io con i miei affari, hai capito? Scegli tu. Perché c'ho un durello duro proprio. Mi dà fastidio. Non passerà molto tempo. Questo te lo dico io. Ne sentirai parlare. Ma chi siete? Arriverà una mafia russa. Una mafia molto grossa. Chi è? Joker? Ma quale Joker? Non ho capito. Arriverà... chi? Una non te lo dico chi. Perché lo vedrete poi direttamente in città. Mafia russa viene? Sì, e ci saranno tanti problemi. Anche per questo amico tuo nonno. Ma le fighe russe ci stanno? Le fighe russe? Ci sta di tutto, ci sta anche il divertimento. Penso a fare i soldi. E scegli la parte giusta. Se ci sta le fighe russe, allora va bene. Senza fighe non mi piace, però. Io te l'ho data l'opportunità. Tu puoi doverci pensare. Sì. Ascoltami bene. Sì. Ascoltami molto bene. Sì. La prossima volta che ci incontreremo non sarà in questo modo così cordiale. Cordiale? Capirai di che... Esatto. Dovrai fare una scelta. O con noi o essere contro di noi. Le persone che stanno venendo saranno... È tutto un sogno. Gennaro? No, sono io donna. Andiamo a casa che devo dormire. Tutto storto. Ho fatto un sogno della Madonna, assurdo, tu non puoi capire. Ah? Madonna.
Allora, pronto, Matteo? Oh, Gennaro! Sono qui affiancato a destra. Sì, sì, lo so, lo so. Senti, scusami. Buonasera, Chiara. Ciao, bella, come stai? Sto bene, sto bene. Ciao, Chiara. Allora, ti dicevo. Allora, domani dobbiamo fare il super evento. Ok, che vuoi fare? Non lo so, secondo te domani ci saranno un po' di persone? Stasera era proprio vuoto, non ci stava le gang, non ci stava niente stasera, boh. Lo so, no, c'hai ragione, stasera non ho trovato nessuno neanch'io. Oh, mi sono dovuto mettere a trollare perché sennò che cazzo facevo? Dovevo staccare, io dopo 10 minuti mi ero già rotto il cazzo, dopo che giravo non c'era niente. No, 10 minuti no, dopo mezz'ora, la prima mezz'ora. Ma te lo so, è così anche il pomeriggio, non so che dirti. Ho saputo in chat che mi hanno scritto che a mo Kertus si prende una pausa. Perché? Che va in ferie, mi hanno detto. Però non so se è vero. Ma io non ne so nulla. A meno che non l'ha detto oggi, io non so, cioè non so dirti. Non lo so. Ha detto che da domani, ha detto che vanno, va via. Però domani è l'ultimo giorno, credo. Vabbè, però non so se è vero o meno. Però senza Kertus, boh, pesante, cazzo. Vabbè, tanto noi Matteo non possiamo più fare nulla con Kertus, eh. Cioè, lui adesso è il cartello. Capito? E con chi possiamo trattare allora? Con Cima? Con Capitano Cima. Io l'unico che ti ho detto è lui. L'ho fatto affari con lui perché è l'unico che conosco in RP. Cioè, non so se ce ne sono altri. È andato oggi in Egitto, ha detto. Ok. In Egitto? Ma il problema non è nemmeno quello il problema, Gennaro. Il problema è che, cioè, se tu giri in giro, ok, vai tipo... Andiamo dai verdi, tipo. Andiamo a vedere se ci stanno gang, robe, persone. Ma anche oggi mi sono fatto un paio di giri per i vari quartieri. Non ci stava niente, zero. I ballas, zero. Oh, il sabato è proprio niente, zero RP di sabato. Bisogna inventarsi qualcos'altro. O facciamo RP la domenica. E gli altri giorni scegliamo un altro server tutti insieme. Ci andiamo da qualche altra parte tutti insieme. Che ne so, su Emeralds a trollare, che ne so. Emeralds la vedo dura, Matteo. Perché? Io sono bannato, non mi vogliono neanche sbannare. Ci ho provato più e più volte. Porca puttana. Ma ce l'hanno, ma dammi una curiosità. Ma ce l'hanno la partita IVA? Ma Matteo, ma secondo te ce l'hanno? Ma sarà gestita da un ragazzino di 17 anni? Quanti anni ha Parma? Che partita io vuoi che abbia, Matteo, dai. Porca troia. Io no, Parmex, io penso sia minorenne, non penso ce l'abbia la partita IVA. A meno che non l'ha intestata qualche genitore, ma non penso. È una madonna. Matteo, ma poi perché su Emirates va così tanto Emirates? Cioè, perché ma non così? Va così tanto, Matteo, allora ti spiego. Ma porca di quella madonna, oggi ce ne sta, scusa la bestemmia. Ma ci stava 600 persone oggi. Matteo, ti spiego, i server NoVL si distinguono in due server, Lemon City ed Emeralds, ok? Poi tutti gli altri server sono, possiamo dire, escarti, cioè tutta gente che va a trollare, mettiamola così. Emeralds è quello un po' più conosciuto. Sai qual è il problema di Impero, secondo me? È che il server è diventato un server piccoletto, piccolo, cioè, basta essere realisti, un server medio, non è grosso. Ma pure Grau non è tutto sto che, cioè, nel senso è diventato... Grau fa 700 player la sera, Che? Sì, Grau fa 700 player la stasera sera. Ce ne stava 400, però. Pure Impero di solito ne fa 400-500, di solito, però... Lo so, Matteo, io su Grau ci sono stato, ti assicuro che trovi gente ovunque. Il problema è che è gente che incontri nei server NoVL, gente un po' troller, capito? Sì, ma non è quello il fatto. Allora, secondo me il problema di Impero è che ci stanno troppi locali, troppi meccanici... Dovrebbero tipo diminuire, dovrebbero dare tipo, che ne so, un meccanico, un tot medici, dovrebbero un po', diciamo, sistemare sta roba, secondo me. Così almeno tutti quanti se riuniscono su un locale solo, poi non so se è una roba giusta o meno, capito? Perché se mettono che ci stanno 10 locali,
La gente dopo non sa più dove andare, capito? Invece se c'è un locale solo, per esempio lo Starbucks, tutti si riuniscono lì, perché la mappa è grossa, Cioè, per secondo me su Impero o ci stanno veramente, che ne so, 1000 player fissi la sera come era sotto Covid. Però il Covid ricordo, è finito, sì. La gente esce, non sta lì a giocare RP, capito? No, no, ma c'è ragione. Poi anche le gang, secondo me, dovrebbero un attimo limitarle, le mafie, cioè un attimo rivedere un po' di roba, secondo me. Ma il problema è che di gang ce ne sono tante, di mafie neanche una. Esatto, cioè secondo me ci sta pure da vedere... Aspetta, ci sono le mafie, ma sono tutte mafie tipo quella di Zuna, ma te, che si pensano soltanto ad andare a sparare i campi, capito? Ci sta pure da rivedere sta roba, ci sta da rivedere, secondo me, un mio parere, Poi anche la polizia, troppi poliziotti, secondo me, troppi. La polizia, allora, Matteo, ce ne sono tanti, ma molte volte è capace che anche se sono tanti non vengono neanche a farvi le rapine. Cioè, hai visto oggi quanti ce n'erano, Matteo? Oggi ce n'erano abbastanza, Porco diavolo, oggi per un cazzo di inseguimento sono venuti in 8 pattuglie. L'ho visto, ma te conta che solitamente sono molti, ma molti di più. Solo che molte volte capita anche che non vengono alle rapine. Capito? Ho capito, allora tutti quanti andiamo tutti quanti a fare i poliziotti dentro la gang nostra, cioè. Vabbè, che te devo dire? Che si può fare, però il problema è che non incontri gente. Capito? O cambiamo server, veramente. Cioè, Matteo, io ti seguo. Se vuoi andare a fare qualche cazzata su altri server, io sono il primo che si diverte. Ma Santino su Grau, l'unica cosa di Santino che non mi piace è che... Cioè, Santino è bravo a fare RP, per carità di Dio, però c'ha quel personaggio monnezzaro lì, ha fatto tutta quanta la cosa della monnezza, però, per esempio, io non mi ci vedrei molto bene a fare tipo con la monnezza lì, sta in mezzo alle roulotte, queste cose qua, capito? Vabbè, Matteo, è come un po' il 170 alla fine, com'era la casa? La casa di Santino? La zona che ha creato Santino? No, non so, casa tua, so come intendo, casa nostra al 170. No, capito? No, lì ha creato proprio una baraccopoli, Santino. Sì, ci sono stato, lo so. Su Grau, baraccopoli. Lui voleva riaprire la baraccopoli insieme a me su Grau, però io ho detto di no, perché secondo me non è un tipo di RP che potrebbe piacere a me o... Cioè, non lo so. Vabbè, Matteo, si parte da poco e si va più avanti. Poi avevo tipo in mente di fare tipo... No, ma noi già abbiamo un bello start, ne siamo in 7, 8, 10, 20. Quello che è, viene pure Marta, viene pure... volendo. Vabbè, ricreiamo la gang che abbiamo qua, io e te. L'unica cosa che in più ci sta pure Santino, quindi io, te, Santino, i capi. A me va benissimo, Matteo, con Santino io mi ci trovo molto bene. No, ma più che altro... cioè servono persone che vengono a romperci i coglioni, capito? Anche lì sul allora no che ci vengono a rompere i coglioni, che vengono lì e ci fanno i cosi, i drive by, cioè ci sparano e ci lasciano lì per terra. Cioè serve gente, secondo me, che tipo fa che ne so, RP, gente che fa RP, che viene lì, che si inventa situazioni, capito? E Matteo, sì, gente che fa RP. Capito, Matteo? Ma mi puoi chiamare su Discord, Matteo, che qui mi trovo scomodo a parlare. Cioè, il fatto è... Mi senti? Sì, te sento. Io sto a pensare a come fare, capito? Mi puoi rispondere su Discord, Matteo? Parliamo lì, perché mi trovo veramente male a parlare su sto telefono. Sì, ma te chiamo su Discord. Ah, ok, non ti sento, cioè mi sa che mi senti dopo qui. Sì. Ciao. A dopo, se no, ragazzi, chiudo per un periodo con GTRP, chiudo per un periodo con GTA e inizio a fare Harry Potter RP. Faccio Harry Potter RP in maniera seria. Harry Potter RP, quindi con le scope,
lì ci stanno pure le fazioni, lì pure su Harry Potter si possono fare cose serie su RP, su Harry Potter RP. Poi non capisco perché, che cazzo è che cambia tra Harry Potter RP e GTRP, cioè io mi diverto più su Harry Potter, se devo essere sincero. Almeno lì ci stanno le magie, le lotte con le bacchette, non so, tutti i tryharder che stanno qua a spara, che ti pigliano in testa, fanno RP, ci stanno i personaggi che parlano proprio in maniera seria, precisi. Boh, secondo me Harry Potter RP si potrebbe... Vabbè, oh, la grafica fa schifo, lo so. Vabbè, Garry's Mod, cazzo. Però... Cioè, io non capisco perché vi piace così tanto GTA. Vorrei sapere un parere da parte vostra. Arrivo. Ma non dico per me, ragazzi, non dico per me perché faccio spaccare le risate. Dico, in generale, perché vi piace GTRP? Ma al di là che sto divertendo, perché sto divertendo pure su Harry Potter RP, non è quello il fatto. Ma perché proprio GTA vi piace? Io non parlo di me. Io parlo proprio del GTA in generale, GTRP. Top game, perché è un top game, ragazzi? Un sacco di cose, è variabile. Beh, pure su Harry Potter, eh. Anzi, Harry Potter si possono creare più reazioni, più cose. Allora, GTA rappresenta più le reazioni realistiche in cui il pubblico si immedesima di più. Questo potrebbe essere vero. Che sono due con i nudi diversi. Si parla sempre con qualcuno e si cerca di fare come nella realtà le cose che non faremmo normalmente. E quindi un mondo magico non è la realtà e quindi non piace. Esatto, non è di nicchia, mondo magico, invece GTA, mondo reale, piace a tutti. Dici che il problema è Impero? Quindi cambiando server, secondo te, risolvo tante situazioni, secondo te? Secondo voi, se cambio server, vado, risolvo tante cose? Secondo me non cambia un cazzo. Cioè, posso provare, tanto non è che sono legato a Impero, che c'è un contratto o altre cose. Non lo so.
Io so solo una cosa, che gli streamer vanno dove ci stanno più persone. Ovviamente dove si crea più content. Impero sta diventando un server dove si crea sempre meno content, sempre meno. Oppure sempre limitato alle solite 3-4 persone, 10, 20. A volte resti un po' bloccato, ecco. C'è vede Yuk, eh? Olivia. Stai rovinando da solo il gioco, non c'entra niente i server. Ma lasciando perdere stasera. Perché io stasera che dovevo fare? Io dovevo prendere la pistola, dovevo andare a fare rapine tutta la sera e basta, finiva lì. E poi? Dopo le rapine che facevo? Non c'è stato un locale. Il casino chiuso, locali chiusi, tutto chiuso. Che ti metti a fare? Vai un meccanico, 4 persone. Faccio vedere una cosa. Aspetta, fermo Gervasio, fermo. Gervasio, eccomi, già sto. Ah, c'è stato. Dimmi, sì. Ci andiamo a fare una fica? No, andiamo a vedere se ci sta gente in giro. E non ci sta nessuno. Don, ma non dirmi che ti sei perso tutti i colpi prima. Sì. Però quanti ce l'ho addosso. Ah, ce li addosso? Beh, fammi scendere. Fermo, scendi, fermo, scendere. Ah. E così ti blocco. Scendi un attimo, Don, ok? Sì, sbloccami. Ok, vai. Oh, vai via. Passamene un attimo per favore. Non mi fa premere F2, perché? Non lo so. Alza le mani. Non me le fa alzare, aspetta. Come non te le... ok, vai. Fermo, alza. Non mi funziona F2, te faccio relog, aspetta. No, non cambia. Ma c'hai munizioni, c'hai. Allora, aspetta che le prendo io. Ti ho dato la machine pistol, Capito, donna? Mm-hmm. Un attimo, vai, abbassare pure. Ok. E Gervasio, scendi un attimo. Alza le mani. Esco, rientro. Va bene. Mm. 150 persone. Ok. Dove stanno? Centoquaranta poliziotti. No, adesso ragazzi andiamo a farci un giro per vedere se ci stanno persone in giro per la mappa. Non è che mi sto annoiando a GTA, Michael, è che non ci sta gente in giro. Non si organizza eventi, non si fa... cioè, poca roba. Io me lamento. È Gennaro che deve dire. Sta roba Gennaro, eh.
Gennaro! No, te prego. Genna! Gennaro! Dai, mo me sta a trollare Gennaro, però, dove sta? Fermati! Fermo! Andiamo, Genna! Dove andare, Don? Andiamo a vedere. Allora, due macchine c'erano, due macchine. Andiamo su qualche ghetto. Andiamo a vedere se ci sta qualcuno su Yeti. Ok, vi dai un secondo che mi vado a togliere sto costume. Poi. Ok. Andiamo, andiamo a Groove. Adesso ci andiamo. Prima non hai visto che era vuoto, che ci siamo passati? No. Allora, ci rendiamo. Aspetta un attimo. Bahama! C'è Bahama. Ma... c'è il Bahama aperto. Perché sono pelato? Oddio, ci sono pelato, non ti sono mai visto. Com'è possibile? Vabbè, sarò pelato, dai. Andiamo al Bahama, vai. Al Bahamas. Ma dice che c'è, che sta aperto. Che ci vi poi il Bahamas? Civic 95, eh? No, che cazzo è, Don? Ah, il Bahamas. Civic 628. Ti metti il GPS. Vai. Allora, ci sono 160 allora persone in città. E non se ne vede una. No, due l'ho visti prima. Ma chi? Quelli in macchina? Vabbè, ma gli altri? Poliziotti, in polizia. Vabbè, ok. No, però io mi ricordo che tipo quando c'era tipo Italy, Italy Full RP, ci stava un sacco di... c'erano tante persone, ma tu anche se andare nella anche scorsa se non... vita. Nella scorsa vita qui su questa città era pieno di gente in giro, capito? E perché è cambiata la roba qua? Perché che cazzo ne so, forse sono tutti impugnati a farsi la rapina. Madonna, siamo mascherati, stiamo? Vabbè, uguale. Ah, il Bahama, ok, andiamo a vedere. Un attimo solo, eh. E qui, ok, andiamo. Ma? Vaffanculo, andiamo. Ehi, porco. Porca puttana donna. Te sei schiantato male. Ah, vedi che ti ho insegnato per servito, andiamo. Porca troia. Due coglioni siamo. Mo' ci manca solo la testa da cazzo. Oh, cazzo, mi sa che è appena arrivata lì dietro. Chi? Ma? Salve. Oh, ecco dove sono. Salve, buonasera. 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 Cazzi, capocazzi. Esordinare? Oh, un altro Don. Salve, Don Capocchia. Testicolo destro, testicolo sinistro. Conoscete? Don Capocchia, chi è Don Capocchia? Quello che sta al centro. No? Ah, niente, come? Tu sei quello che sta al centro, no? Ah, no. Sì, 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 sono bello duro come un bel cazzo, hai visto? Sono durissimo. Ma dov'è Draco? Ma tu non tenevi i capelli prima? Sì. Ah, ma voi siete i cornuti dei verdi? È cornuto. Ma non lo vedi? Eccoli. Ah, erano eccoli sotto qua, la maschera. Ora ti riconosco, okay. Sei più bello. Ma Draco, infatti, dov'è che sta? Dorme. Dorme, Draco? Dorme, ma quello è uno sfaticato. Ma è una maschera questo o è così brutto? Ma cioè, no, è una maschera è proprio brutto. Che cerchi, rogna, signora? Non farlo arrabbiare al Don. Cerchi rogna, dimmi. Questa potrebbe essere la tua ultima notte. Sei sicuro? Sì. No, dai, ragazzi, ma sta scherzando, lasciatela fare. Cerchi rogna, dimmi un po', cerchi rogna. Ma no, ma lasciala fare, sta scherzando. No, 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 raga, hai messo le mani là. No, no, non mi azzarderei mai. Cioè, guarda. No, 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 impossibile. No? Impossibile? Con te, lo scemo. Che cazzo fai? Oddio. Che sei messo in cosa? A maniaco. Si sta facendo un manico in tutti i sei. Vai, ma cosa sta... vai. Vai, uno, e due, e tre. Con due, guarda questo qua come è rimasto. Vedi? Io sarò pure brutto, ma sono un trapano. Un modo pico sono. Ah, è vero, è vero.
Con quel naso, per forza. So brutto, ma so figo e c'ho pure un motopego! Sì, confermo. Sì. Veramente? Faglio vedere, no, fagli capire chi comanda qui. Grazie, Madesi. Grazie mille, grazie mille a Prince Curse dei 4 mesi di sub. Grazie mille, bello. Grazie mille anche a Giosso del 92 RP. Grazie mille, bellissimo. Grazie mille, grazie mille. Grazie mille, John Travolto. 100 pizza. Bel nome, John Travolto. Dai, Matteo, fai una storia. Poi vogliamo cadere. La chiave di caffettina per davvero. Ma che cosa? Cazzo, perché c'è una cosa brutta. Ma veramente, per quel fatto? Non ci credo. Vabbè, ragazzi, voi volete ordinare qualcosa? Volete qualcosa per Hai trovato tu, me. Salve, ragazzi. Sì. Lasciala giù. Quando vai? Oh. Ma dove... Ma c'è la ragazza o no? Ma c'è la ragazza? Ma che stai, tenendo nulla? Ma dove cazzo è andata, perché? Sei liberata. Ah, sei liberata. Sì. Scommetto una cosa, è fidanzata, vedi un po' se è fidanzata, guarda, ci scommetto. Andiamo. Vai, vai, chiedi. Guarda che devi stare attento, tu non ci vuoi incontrare. Ah, ci sta un'altra, ci sta un'altra. Questa? Ragazza. Sì, questa mi piace di più, però, eh. Ehi, Pupa, come stai? Jay, si sono portati in no, ma questo è un uomo. No, 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 questa qua con i pantaloni azzurri, sì, sì. Non è che è un uomo pure quello? No, 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 non credo. Vuoi il Pupo? No, grazie. È mia sorella, che ti serve? È tua sorella? Vorrei tua sorella, vorrei. Che cazzo è che vuoi, coglione? Non puoi. Come? Non puoi. Ho capito, che vuoi? Sei fidanzata? Sì, sì, sono. Nostra sorella è pure sposata, c'ha due bambini. Ah, pure due bambini c'ha. Un maschio e una femminuccia. Vabbè, conosco molte persone sposate che hanno voglia di tradire il proprio marito. Ma penso che non è la ragazza adatta. Lei è abituato ad avere una moglie che tradisce? Io? Maggio. No. No, capisco. No, perché se dice queste cose penso che sia abituato, no? Oggi una strada. Veramente, oh, tutti quanti che si basano sull'aspetto fisico, è incredibile. Caro. Dimmi, caro, dimmi. Mamma, mi ascolto quando parlo. Quanto? Vabbè, domani. Quanto sono brutto, ha detto? No, no, non c'avevo con te. Oh, ma sei sicuro di essere fratelli? Perché? Cioè, una lontana somiglianza, sì, 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 sì. Quella bellezza rara. Secondo me il mio fratello. Il nonno. Il nonno. Cioè. Conosci il nonno? No, il nonno? Avete un nonno in comune, dico. Ah, no, ma non credo. Conosci il nonno? Anch'io ho mio nonno. Cazzo significa. Anch'io ho un nonno. Nonno Pino. Non credo, non credo. Ragazzi, ma voi per caso conoscete Michele? Perché io non ho più il numero. Urco demonio, Michele, sì, ce l'ho io il numero di Michele. No, dai, per favore. Sì. Gennaro! Come andò? Dove sta Gennaro? Che ti serve? No, ma ascoltami, ma tu come ti chiami? Oh. Oh. Tu come ti chiami? Io? Quinto. Okay. Quinto? Ciao, Quinto. Ciao. Diretta, dammi il numero di Michele. Non c'ho un telefono, non c'ho il telefono, non c'ho. Cioè tu, sì, se me lo passi te lo do. Sì, aspetta, fermo. Sì. Vieni. Grazie. Okay. Grazie mille. Yeah. E chi è sto cazzo? Niente, io stiamo facendo. Ci sì, voglia, sì, corre. Sulle mani! Sulle mani! Sulle mani, vai via! 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 Alza le mani, sei puntato. Ma perché? Alza le mani, sei puntato. Ma che cazzo è? Che fai, la mossa del drago? Che è? Ma perché parli mentre... Cioè, parli in radio mentre... Alza le mani. Alzo le mani? Ehi, bello. Tutto a
posto? Come passaggio? Ma se, che cazzo fa questo armato? Oh! Cosa succede? È quello là, mi stava a sparare. Apri, apri. Ma perché? Ma ragazzi, ma... Aspetta, non mi spara, Don. Fermo. Ma perché ti spara? Ah, scusami, andiamo. Non dai, andiamo. Buttare. Ma perché, perché gli spari? Alza le mani un attimo. Dai, Don, alza le mani. Parlaci tranquillamente, alza le mani. Sì, alza le mani. No, non gli spara, Don, non gli spara, non gli spara. Dai. Eh? Oh, posa la pistola, Don, posa la pistola. Mi dici perché? Godo, coglione, go! Se... Oh! Don Capocchia! Non si infama! Namo Gennaro! Gennaro? Gennaro! Ho appena ucciso un tryharder! Vattene, Don! Fuori dal cazzo! Fuori! Ah, ma io stavo andando fuori! Grazie per il telefono! Allora, qual è il tuo numerino? Ah. No, okay. Tu non hai visto nulla. Ascoltami. Quando mi vedi sdraiato, fammi la CPR. Eh? Capito? Fammi la CPR quando mi vedi sdraiato. Ah, se può fare, come si fa? Così. Va bene? Ah, ok. Comunque io quello lì gli ho sparato in testa, non è morto. No, io sì, invece. Io gli ho sparato in testa. L'ho visto. Oh! Chi è? Vieni, vieni qui. Scusa, fermo. Fermati qua. Oh, ma che cazzo fa? Fermati. Ok. Sali, Don. Sono io, che fai? Ah, pensavo che fosse un pensante questo. Ma non lo so che cazzo c'è qui dentro. Un attimo solo. Ascoltami, Brian. Stiamo facendo una cosa con Don. Dove siete? Ok, era la mafia, era. Ok, appena vedi Gervasio, digli di andare a fare una blend, mi fai sto favore? Ma ascolta, digli di fidarsi di me. A dopo. Mamma mia, comunque la gentilezza, niente, oh. Ma che è successo? Non ho capito un cazzo. È successo che la signorina, ma io stavo a parlare con la signorina, mi ha detto che era fidanzata, era sposata. Ma vuoi passare in davanti, Don, gli facciamo un drive-by? Sì. Sei pronto? Sì. Aspetta, no, però ce n'è solo uno. Fermo, non fare nulla. Fermo. Devo sparare? Sai cosa che facciamo? Chi è che ha sparato? Nessuno, ok. Guarda cosa facciamo. Io li faccio uscire, Don, tu passi con la macchina, ti fermi e gli spari a tutti, va bene? Ma me devo scendere? No, guidi. Guidi, ti fermi e gli spari, va bene? Ci penso io a farteli uscire tutti, va bene? Ok, sì. Aspetta a passare, appena mi vedi uscire con tutti, passi. Ok. Ma devo uscire, non ho capito. Vai, Don, sei pronto. Passali a fianco e gli spariamo. Ma dalla macchina? Sì, andrei by. Però non c'è nessuno, non c'è. Signorina! Signorina, entra in macchina con me. Dai, entra su, sei puntata. Entra. Sei puntata, entra, forza, immediatamente, io. Andiamo a faccia una bella figa, Andiamo. Io. Oggi mi sa che... Dove? Qua vicino? Aspetta, qui. Vai. Come ti chiami, fanciulla? Yuna. Dimmi la verità, come ti chiami? Te lo ripeto un'altra volta. Sempre Yuna. Yuna, quanti anni c'hai, Yuna? 17. 17, non è possibile. Invece... Yuna, 17 anni, porca troia. Mm-hmm. Ma Yuna, ma te me l'hai mai visto? Cosa? Questo cazzo. L'hai mai visto o no? Certo. A 17 anni l'hai visto? 17 solo di età, 17 solo di età. Non dei centimetri. No, quelli lì almeno il doppio. Almeno il doppio, è vero, 34 almeno.
Allora. Fermo, Don, fermati, fermati lì dietro. Sì, sì, dov'è? Ah, è qua, eh? È qua la figa, sicuro? Ma con sto catorcio vogliono scappare? Dove sta la figa? Ah, ecco la figa. Qui dietro, qui dietro, qui dietro. Ma scappare di sicuro, guarda. Sì. Oh, Don, tutto. Ok, ok, ok. Tu scendi sta cazzo di auto, Ciuna. Sì. Come si chiama questa? Ciula? Yuna, 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 forza, andiamo, forza. Un, due, un, due. No, no, sette mazzo, mazzo, sette mazzo, sette mazzo, sette mazzo. Ah, ok, uno, due, noi to corri. Ci dai i soldi? Ma non ha soldi. Ma veramente c'hai 17 anni? Eh sì. Ma fammi vedere se si chiama veramente Yuna questa. Non ci credo. Ma neanche io ci credo. Allora, vedi un po', vedi un po' i documenti, vedi un po' i documenti. Minchia, questa c'ha una pistola. Minchia. Porca puttana, allora. Ah, io lo sapevo che c'era un pistolone. James. Sì. Mostrami il tuo documento, Yuna. Ora. Ma che ti serve, scusa? Fammi vedere il documento, voglio vedere pure io. Sempre 17, va bene, fammi aspetta. Vedere. Qua è la polizia, polizia dello Santos qua è. Infatti. Mazza, oh. Vediamo quanti anni ha. Però c'hai due chiappe là dietro, guarda che chiappette. 2006. Ma che? Cioè, veramente... Ma nel 2006 le donne vanno in giro così, le ragazze? Ma non lo so. Con le chiappe da fuori che... A te si vede pure le bucce del culo in momenti. A te si vede. Non tutto è tutto trasparente. Guarda. No, porca non è trasparente, tutto... tranquillo. Ah no? Sì che è trasparente. Guarda, si vede un po' il documento. Si vede il tanga qui sotto. Mostrami un po' il documento. Fammi un po' vedere il motore di cui, se sei maggiorenne o meno. No, questo è minorenne. Fammi vedere. Ma minorenne solo in città? Non si sa. No, gliel'ho domandato se minorenne sono in città. No. Perfetta per me, Don. Mi dispiace, sei troppo grande. Ah, è vero. Cavolo, perfetta per te. Perfetta per te. Sì, per me no. Per me, cioè, io sono troppo vecchio per te. Mi dispiace. Immaginavo quanti anni hai. E quanti ne dimostro? Guarda. Tipo 50. Aspetta, levati la maschera. Ma no, sto già senza maschera. Cioè, nel senso... Quanti anni? Ah, quindi mostro? Questo coso in testa fa parte della tua faccia. Cioè, quanti anni dimostri? Ah, ok. No, scherzavo, ne dimostri 65. Ma come 65? Già. Ma Don Capocchio è giovane. Tipo? 30. Ah, stessa cosa. No, perché un conto averne 30, un conto averne 65. È più del doppio, Ah, cazzo, mo mi ha visto sulla faccia, porca troia, che cazzo che di coglioni che sono stato. Oh. Brutta stronza. Questa è furba, Tu non fare cazzate. Questa è furba, questa è furba. Seguimi. Seguilo. Forza, cammina. Vuoi te se ti muovi che spari, guarda. Ci facciamo la banca di stato con questa. E non fare cazzate. La banca di? La banca di stato. Ma bisogna ammazzarla dopo. Dopo l'ammazziamo. Non ti muove, senso, scusa. No, non ti ammazziamo, scherziamo. Bello, non ti muove, sì, quelli dentro il bar erano tuoi amici? Ma chi? Quelli dentro il bar. Quello con la faccia tutta strada. Là. Ma non era tuo fratello? No. Ah. È stato a sparare, Dom, subito, senza rapina. Madonna, sono più vecchio del mio padre, veramente. Bisogna rompergli i dispositivi e dopo gli diamo una bella pasticchetta. Del giorno dopo. Porca puttana, togli anche l'arma, Don, che questa qui non si sa mai che gli viene in testa. Ma scusami, a 17 anni, a 17 anni già sei sposata. Ma infatti sì, ma con chi cazzo sei sposata? E con chi? Ma sai, scusa, forse cosa, Don? Forse tipo viene dall'India. Indiana? Probabilmente. Sì, sai che lì c'hanno riti strani. Oh! Pronto? Ok. Ok, tutto è vuoto, lo so. Sto andando col Don a fare una blind. Ho cucinato la samosa, sai che cos'è la samosa? Ho capito. Come? A dopo, boss. Io la conosco, è bellissima, nella vita reale, ma veramente c'ha 17 anni in trasa. Aspetta un attimo. Ah! Testa di cazzo, scendi da quest'auto. Ora. Ah. Oh, fermo, non l'ho fatto. Mi sono sbagliato io, porco diavolo, no. E mi sono sbagliato io. Sei sicuro di quello che stai facendo?
Perché puttana, rischi di ammazzarmi. Scusami, signorina, scusami. Oh, oh. Serviva solo l'auto, mi serviva. Chi cazzo sei tu? Stai ferma, stai ferma. Ma che è successo? Oh, mi sono sbagliato, sparare, non volevo sparare, mi sono sbagliato. Calmi, stavamo facendo una razzia. Mi sono sbagliato, dove sta? Signora però, dai, facciamo finta di niente. Mi è venuto addosso, che non gli devo fare nulla. Cammino, vuoi farti vestire? No, ecco. Ma dai, facciamo finta di niente, dai, torniamo dentro la macchina con la signorina e andiamo a fare la rapina. Sì. Andiamo a fare la rapina, voi. Sì. Vi portiamo i soldi se ci lasciate andare. Chi cazzo siete? E tu fermati, non ti muoverti, fermati. Oh, attenti che quella lì è armata, eh. È armata, lei è armata. Mettiti insieme agli altri. Vieni qua, signorina, vieni. Cosa? Sei? Volevo queste maschere. Certo. No, io perché mi devo togliere la maschera, scusa? Perché te lo chiedo, gentilmente, molto gentilmente. Ma me la posso togliere o me... Togliela, Franco. Sì. Porca troia, rimettila, fermo. Ok, ma me la rimetto, pure me la io? Rimetto, okay. Sì, me la rimetto. Noi siamo persone brave. Sì. Grazie, mebbe, 2 mesi di resub, 2 sub regalate, grazie. Fanno rapine. Sì. E puntano le pistole alle persone che non devono puntare. No, ho sbagliato, stavo a puntare la pistola alla signorina, quella con i vestiti blu. Ok. Eravamo mascherati, stavamo andando a fare una rapina. No, è vero. E per sbaglio ho premuto il tasto. Il tasto della pistola, esatto, quello sbagliato, e partiti 2 colpi. Però dove non ho fatto. Date? A 170. Sì. Ah, 170. Sì, Don Capocchia. Io sono Don Capocchia. Non parlare di voi. Sentito parlare, una madonna. Ci mancherebbe pure. Conosci il nonno? Conosci il nonno? Il nonno? Chi nonno? Ce ne stanno tanti dei nonni qua. Nonno Orazio, là, come si chiama? Orazio. Nonno Orazio, certo che lo conosco, nonno Orazio. No, io sono suo nipote. Sei il nipote di Orazio? Sì, e io sono il pronipote. Il pronipote di Orazio? No, sì. Io sono il nipote, lui è pro, io non so pro. Cioè, io sono pro perché sono più bravo. Esatto. Ah, okay. Quindi, se vengo al 170 vi trovo lì, giusto? Certo, sempre. Certo. Ok. Tutte le serie. Allora ci vediamo a 170. Ma perché? Sono Carlos. Carlos è. Ma io ho il numero 2, già. Che mi dovete? Fa la foto. Dai, no. Fatemi sta foto. No, okay. Che foto? Che. Carlos, mafioso, ammazza persone e pulizia soldi. Sei tu? No, mi sa che è un altro Carlos. Ah, sei tu quello che mi ha chiamato. Ah, sei quello che mi chiamava ieri. Ciao Carlos. Ah, ma sei tu, ok. Sono io. Ah, è un altro, allora, un altro Carlos. Aspettate, scusatemi, è che arrivo subito, avevo dimenticato una cosa, aspetta. Te sei fidanzata, signorina? Sposata. Ah, sposata addirittura. Mi riconosci adesso, Carlos? Mi era caduto il parrucchino. Ah, ok, ho capito chi sei. Va bene, ci vediamo al 170, domani ci vediamo. Ma voi quindi che fate nella vita? Io? Spacciate armi? No, io faccio il becchino, cazzo da morto. Ah, Rubecchino, come Rubecchino? Porca troia. Non è. Rubecchino però con la pistola. Beh, ovvio. Certo. Come faccio i soldi? Devo uccidere persone, no? Però c'ho l'arma più grossa della tua, guarda un po'. Don, guarda quello che c'ha lì dietro. Lo sai qual è il fatto? Dipende sempre come la usi, le cose grosse. Quello guarda che c'ha. Ah, quello c'è. Quello c'ha la mitra. Quello quanto costa? Fai quanto costa domani la Thompson? Domani ne parliamo. Ancora questo. Perfetto. Che. No! Oh. Salve! Ah, ma Carlos, questo non è. No, sono tu te fermi! Tu te fermi! Tu vieni qua con me. Lui non è mio. Non è tuo? Scusami, se mi permetto. Wey, faccia barbuta! Vai via prima che ti sfondo di nuovo la testa. Radio Mardallo, venne qua! Scusa, Carlos. Radio Mardallo, allora. Possiamo continuare? Sì, bravo. Io sparo? Ah, non gli sparo. Sì. Poverino, dai. No, a noi basta sua sorella. Ok. Se non vi dispiace, noi riprendiamo la ragazza. Sì, lei. È quella. Oh, ma chi c'è? Ma c'è altra gente, lì nell'altra villa? Chi la conosci? Ah, possiamo prenderla? Sì, chi la conosci?
Grazie mille, Carlos. Scusate. Ci vediamo domani. Grazie. Ehi, Chucky, come cazzo si chiamavi? Yaku, così impari a spararci. Andiamo, dai. Oh, sta ritornando, Don, io gli sparo, Vai via. Va bene, allora, ciao Carlos, a domani, ciao. Veloce, Don, veloce, ragazzi, lo so, non posso correre. Attenti, ragazzi, è sceso, vabbè, Carlos, per la tua benevolenza ti darò una mano. Che è successo? Sceso da dove? Ma da dove è sceso? Da dove? Aspetta, da dove? Da dove? Da dove? A posto. Andiamo, Yuna. Ma che fa? Stai a terra, stai. Stai a terra, stai a terra. Ah no, porco... Ce la fai, eh? Difficile, eh? Complicato, eh? Complicato, beh? Sono io lo padrone, sono io! Lo padrone! Ho lasciato fa perché sinceramente sembrava un po' ambigua come situazione. Radio metallo quello. Oh, che è? Apposta ho lasciato fa, capisci? Ah. Oh, ciao Don. Che è successo? Va bene. Sì, ma era puntata dentro la macchina. Era puntata di prima. Come cazzo ha fatto a parlare col tipo lì a dire che stavamo qua? Ma non penso gli abbia parlato. Don, come ha fatto? Una cosa? A caso, a random. Mi sa che quest'arma che abbiamo noi non possiamo utilizzarla in questo contesto. Quale, questa? Che senso? Sì, che era quella. Perché? Ci può? Ah, pensavo io. Perché è una mitraglietta. Nulla. No, puoi. Ah, niente. Che cazzo è questo, Antonio? È lo gnomo. Chi è Antonio? No, pensavo fosse Antonio. Donna. Comunque, la ciabatta col calzino c'ha sempre il suo fascino, eh. Sì. Ti piace le ciabatte? Mi chiamavano Padre Pio, grazie. Ma voi conoscete pure una certa Maria Fox? Maria Fox? No. Dicono, come si chiamava? Paolo Fox. No, come si chiamava? Maria Fox è quella lì che lavorava con l'ex armaiolo. Sì, sì, è lei. Sì, quella che era tipo, diceva di essere lo stesso che faceva parte del cartello lì, non so. Una capito. Roba strana, sì. Sì. Ma chi? Maria Fox. È una che gli piacevo, sì, è una a cui gli piacevo. Il mio fascino era attratto da me e voleva. Ah, ecco, ammazza pure. Sì. Pronto? Pronto, dimmi. Carlos, qua c'ho un sosia tuo, te lo faccio vedere. No, veniamo qua. Sì, sì. Ciao Carlos. Ah. Ma chi è? No, guarda, lo conosci questo? Sì. Che cazzo ha detto che. Ha detto che si chiama Carlos come te. Digli che me lo saluto. Salutami. Questo è amico del nonno. Che è successo? No, niente, ciao, niente. Abbiamo incontrato uno, abbiamo incontrato qua. Che insomma, ha detto che si chiama Carlos. Pensavamo fosse te. No, non sono io, però lo conosco. Va bene, ok. Ciao. Bene, ciao. Ciao. Carlos del nonno? Sì. Ok, lo conosco. Va bene, ragazzi. Va bene. Buona sera, dai. Sì. Dai. Ciao. Arrivederci. E mo chi cazzo prendiamo in ostaggio, porco? Siamo fregati. Andiamo. Ma perché questa madonna deve fare sempre meta, porca? Sempre metallo, sempre metallo, vabbè. Sempre. Vabbè, Don, ma l'hai visto chi era? Quello era un tryhard a tutti gli effetti. Ma la madonna! Conta che appena ha sparato a te ha preso subito dietro anche a me. Con uno ci ha fatto in due. Pensavamo fossi... Sai che ti dico, Don? Pensavamo fossi te, cioè... Adesso lo andiamo a riprendere. Pensavamo fossi te, non si dice così? Pensavamo... Oh, è italiano, credo. O pensavamo... No, fossi, no, è giusto. Corretto. È giusto,
Madonna santa, madre di Dio. Ma chi andiamo a prendere adesso? Andiamo lì, Tom. E riprendiamo qualcun altro. Possiamo, spariamo a qualcuno e poi in caso scappiamo. Oh 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 oh, Dom. Oh. Che è successo? Storia. Nulla. Che non frenava l'auto. Questo catorcio dobbiamo andare. Vabbè, prendiamone un'altra. Fammi vedere se c'è qui, se questa va bene. Vieni, Dom. Si va in spiaggia. Ah, ma è scarica, senza benzina. Scarica senza benzina. Porca. Vabbè, prendiamo questa. Oh cazzo. Ma tanto non vengono i poliziotti, secondo me. Secondo me no, sono tutti a farsi i cazzi loro. Ok. Allora, Don, sei pronto? Oh, oh, vediamo tempo. Ma se andiamo a prendere i grimaldelli e gli facciamo tutte le macchine? Ma sai qual è il problema? Resta qui. Questa è resta in macchina, ok? Te ne porto uno, va bene? Sei pronto? Sì, che devo fare? Devo ammazzarlo? No, ti puntalo con la pistola appena usciamo, va bene? Sì. La madonna soccorre questa. Ma chi è? C'era un'auto che sta qui, c'era il carro attrezzi, stava sequestrando un'auto, era quella lì. Oh, che? Oh, puttana. Che cazzo è? Drive-by! Non li dovevi ammazzare. Ma non è così, un drive-by? Facciamo questo. Stai fermo, sali in questa cazzo di auto, sali in auto, sali in auto. Non è, aspetta. Vuoi via, dentro, tu sali in auto, muoviti. Aspetta, ma non si fa a cucire un drive-by, aspetta, fammi fammi tirare su. Non era cucire un drive-by. Questo signore si è confuso. Mi sa che sei confuso molto anche te. Ma chi è questo lì? No, sono medico. Non lo so, se sono sentiti male. Quella cosa funziona solo con me, donna. Sono sentiti male. Se sono sentiti male, aspetta, mo... Orca troia, tutto bene? Sì, è vero, è caduto un vaso dall'alto. Boccia, mi senti, cazzo? Sì. Cos'è successo? Ma questo tiri su uno. Qua, è successo un bordello, è successo un bordello, non so che è successo. Ah, io fossi in voi mi leverei dal cazzo. Aspettate, guardate che è un medico il mio amico, Sì, ma a me ha detto amico mi importa una serie. Boccia, mi raccogli? Sì. Come ti raccolgo? GPR più lunga del mondo. Mi sa che sono andati per sempre, cazzo. Vabbè, aspetta, aspettate, so io cosa fare, fermi. Spostatevi da lì. Via. Vabbè, tutti, ma vi levate. Vi levate dal cazzo. Arrivederci. Don, sali. Via. Ma perché gli hai sparati tutti e quattro? Ma non era un drive-by, avevi detto? Ma no, Don, dovevamo rapirne uno. Ah, cazzo, non ne sapevo io. Ne sono visti quattro, ho sparato tutti. E vabbè, c'è molto da imparare. Ma tu hai detto drive-by, facciamo! Ma no, Don, prima il drive-by, adesso no, ci servivano vivi. Ah! Io che ne so, vabbè, ma non è un drive-by? Più o meno. Ascoltami, Don. Vabbè, io ci ho provato comunque. Tu hai provato, l'importante è quello. Serve qualcuno, ma che apposta, serve, ma adesso, non lo sapevo, ragazzi. Allora, serve una persona, andiamo qua allo Starbucks. Sì. Ma è vuoto su Starbucks. Prendiamo un poliziotto. No, il poliziotto no. Oh, mi sta chiamando Antonio. Pronto? Prendiamo Antonio come ostaggio. Bravo, Antonio. Stai tranquillo. Io sto ancora cercando un ostaggio col Don. Ok, forse l'ho trovato. L'ho trovato. Destra? C'è. Ma chi è quello? Ma mi sa che è Brian quello con la macchinina, Don. Eh sì. Ehi. Fermati! Oh, corca puttana! Scusami, bello! Sali con quel cazzo di auto! Sulle mani del mazzo! Sulle mani del mazzo! Dai, scendi! Tu che guidi, scendi! Tu che guidi, scendi ora! Ok, tu stai dentro! Sali in sitcar! Dai! Qui in mezzo! Certo. Muscoletto calmo, sitcar! È un attimo, calmo! Tu non fare cazzate lì dietro perché ti buco il cervello! Ma sicuro? Ok, tu! Tu che sei lì che stai... Tu... Non lo so, no, questo non è Brian! Tu che sei passeggero, scendi dall'auto! Scendi ora! Alza le mani! Alza le mani, inizia a girarti, girati. Inizia a saltellare, ora. Ma gli sparo, saltella. Che devo fare? Gli sparo? Saltella, no, non gli sparo, saltella. Oh. Ho detto saltella, non abbassati. Ecco, inizia, saltella, continua così finché non ritorniamo. Via,
Perché l'hai fatto saltellare? Ma questo chi è? Brian, è sicuro? No, ma che Brian? No, questo qui ha comprato l'auto. Era, ma non era la zona Brian. Safe quella? No, 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 no. Ma come no? No, quello lì no. Solo se fosse ragazzoli... stato all'interno. Quindi sai cosa? Ti rubiamo tutto quello che hai. No, e come mi rubate tutto? Ma no, oh, 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 come? Dai, ragazzi, no, no, non, non siete cattivi. Ma come no? Mo te faccio vedere, mo che c'hai addosso? Fammi un po' vedere. Una radio, un telefono. Ok. Una sì, eh? No, una quanti sim, no. Soldi? 2000. 2000? Oh, beh, quelli vanno a noi, ragazzi. No, non fate i criminali con me, dai. Sono appena arrivato. Criminali? Ah, sei appena arrivato. Mi dispiace, due ma giorni. Mi sa che ma mi sa che te qua non è che non vivi tanto molto bene. Da due giorni che stai qua? Da due giorni, mi sto a fare l'agricoltore. Agricoltore. Manco un lavoro c'ho. L'agricoltore fai. E quanta figa ci sta a fare l'agricoltore? Un cazzo, vedo le vacche, vedo. Ah, vabbè, le vacche. Le vacche quelle a quattro zanze. Ah, peccato. Che fai? Descopi le vacche, descopi. Magari. No, non sai cos'è che fa questo? Dai, quell'arnese lì, quel macchinario. Ma lasciatelo perdere, ragazzi. Per sottrarre lo sperma ai cavalli. Eh? Lo utilizza lui. Che schifo. L'ho visto, l'ho visto. Tu sei quello che lavora a sinistra, la fica? Periferia. La fica, no, no, che fica, Don, puntiamo più in alto. Che fai alla fica? Sì, ma devono venire io, cioè i poliziotti con... che è successo? Ma? Ho portato l'ombra. Che cazzo è? Ma che? Io vedo le... Ma Don, vedo le nuvole diversissime. Che c'è, il temporale? No, io vedo le nuvole rosse. Davvero? Sì, è figo, bellissimo. Come rosse? Te giuro. Ma che donna, hai cambiato? Oh, porca puttana! Oddio santo, che cazzo fai? Gennaro? Che te sei messo? I miei occhiali vecchi? No, però simili. Non lo so, veramente. Vedo l'aurora boreale, si vede. Porca puttana. No, aspetta, che cazzo è? Non lo so. Che cazzo è aurora boreale? Mica siamo al polo nord. Non lo so che matta grafica uso, Edivad. Ma si vede così da quando... No, non mi ricordo da quando è che si vede così. Ok. Oh, attento che vuoi tu. Oddio. Madonna come lagga. Oddio. Ma pure te, Vascati, le allocchi? No, 100, 140 occhietti. Io 180, però. Vabbè, Don, mi senti? Troppa. Sì. Facciamo così. Faccio io la rapina e voi due siete i miei ostaggi. Okay. Ostaggio devo fare? Sì. Vabbè. E ti rubiamo tutto quello che hai. No! Vedremo adesso cosa vuole fare. Ma come no? Adesso vedi, cazzo! Adesso vedi! Ti portiamo lì dentro, ti togliamo tutto, tutto! Come, ragazzi, no? Bene, sono stato collaborativo con voi. Più o meno. A Luca Rinaldi, ma io che ne so. Sono sceso subito, ma come ero accorto che mi eravate dietro. Il tuo amico ci ha messo un po' troppo a saltare. Ah, vabbè, ma portate pazienza, cioè lui c'ha anche i suoi colpi al limite. Don, lo teniamo in vita questo? No, 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 questo lo ammazziamo. Prima gli rubiamo tutto, poi lo ammazziamo. Ok. Ma dove sta sta cazzo di... No, ti prendo in giro, Don, questo qui in realtà sai chi è? Questo qui è il mio nuovo boss. Chi io? Addirittura. Adesso ti ammazziamo e ti seppelliamo. Ma come? Capito, donna? Sì, un attimo che mi devo alzare, devo sgranchire un attimo le gambe, Ah, va bene, va bene. Tento non cadere dall'auto. Eccoci qua. Tutti fuori, dai. Giù. Ora. Dai cazzo, dai, dammi soldi, tu testa di cazzo. Alza quelle mani. Cazzo, perché sto così male, cazzo? C'ho una sonnolenza improvvisa, Dio Cristo.
Non lo so, ragazzi. Sta troppo tempo seduto. Ma addormento, ragazzi. A parte che so pure tanti gradi qua dentro la camera. Non riesco a abbassare la temperatura. Non si abbassa la temperatura, ragazzi. 20. Ci stanno 27 gradi. Non riesco ad abbassarla. Gennaro a terra. Gennaro! Ah! Che ha fatto? Non lo so. Mi puntava e io l'ho mandato giù. Ciao Don. Che è successo? Che è successo? Nulla, mi stavo un po' sdraiato che faceva caldo. Per e questo che dobbiamo fare? Per risentire i soldi sto banchiere. Vieni, vieni qui, testa di culo, dacci i soldi. No, non ce l'hai i soldi. Ma perché non c'hanno mai soldi sti pezzenti? Tu, alza quelle mani. Fa vedere, fa vedere. Cosa c'è, controlla cosa c'è. Molto bella la sua, il suo borsello, signore. Un borsone? Che ci fai questo borsone? Io che cazzo fai? Regalo. Che ci fai questo borsone? Mi ha tolto un peso. E come si fa? Che cos'è sto borsone? Che c'è un borsone, donna? Vedi se c'è qualcosa dentro. Come si fa a vedere? Come cosa si fa a vedere? Posa la pistola e aprilo. C'è qualcosa? Minchia! Che c'è? 10 milioni di dollari, sporco. Ma che cazzo dici, Don? Non ci credo neanche se li vedo. Che cazzo ci fai 10 milioni sporchi? Beh, se ci fossero 10 milioni di dollari, manco lo sapevo io, quindi... Tu ne cioè, ma che cazzo ti ha dato sto borsone? Non so. Taxista all'inizio. Il tassista. Sì, quello dell'aeroporto che mi ha portato in città. Ti ha dato un borsone con 10.000 dollari. Ah, boh, ma tro. Ma ci sono dentro i vestiti, non ho mai aperto. Perché non me lo fai per acquisire? Devo alzarti le mani, Don. Ah, guarda un po'. Cosa c'ha? C'aveva un biglietto d'invito allo Squid Game. Ah, hai partecipato a quel gioco? No. Mafioso. Perché hai un biglietto? Me l'hanno solo dato, ma... me l'hanno dato, ma non ho partecipato. Andiamo allora. Don, proviamo un'altra banca. Lo lasciamo a piedi questo? No, che te lo ceniamo come ostaggio. Vabbè, dai. Forza, andiamo. Dai, vieni, Giorgio. Seguo. Andiamo, Giorgio! Andiamo, Don, andiamo. Vai, sali. Quanto costa quel borsone? Non lo so. Sei sicuro, Zerino? Ragazzi, io non ne bagno. Mi togliete un peso se lo volete, perché no. Non porto dietro. Cioè, ma vuole, non capisco io, perché, ma cioè, mi viene un sonno terribile, ragazzi, cioè, giuro. Ah, sono le 3, cazzo. Grazie al cazzo come viene sonno, sono le 3. Ma senti, ma sei con gli altri? Con chi? Che sta a fare?